Allora, buongiorno a tutti, benvenuti al secondo incontro di Scienze e Fantascienza. Oggi, dopo aver visto nel primo incontro, abbiamo parlato di come vengono visti i virus nell'immaginazione, nella realtà. Oggi, facciamo, un tentativo di andare a fondo di quello che sta succedendo, quindi è un incontro che è puntato sulla realtà e sulla scienza. E il titolo, come vedete, come un po' tutto questo ciclo, ha certamente un aspetto un po' polemico, almeno provocatorio, perché certamente metteremo in discussione alcuni dei luoghi comuni che si sentono circolare. Abbiamo con noi i quattro personaggi di notevole livello. Innanzitutto il dottor Raffaele Pugliese, che è un medico, non è un virologo, ma l'ho invitato perché mi sembra che il problema qui, i problemi principali non sono tanto scientifici, ma più organizzativi, e lui ha una grande esperienza in questo campo. Ma soprattutto, come anche tutti gli altri relatori, l'ho invitato perché ho visto che ha detto e scritto alcune cose intelligenti, cosa che di questi tempi non è molto frequente. Poi abbiamo Massimo Cacciari, che non ha bisogno di presentazioni, filosofo, politico, opinionista. Quindi Davide Re, che è un giornalista di Avvenire, vice capocronaca di Avvenire, ma è anche uno studente dell'Insubria, perché dopo aver già preso una prima laurea in fisica sta prendendo adesso anche una seconda laurea in scienze della comunicazione. E infine l'onorevole Maurizio Lupi, che è stato anche ministro dei trasporti e vicepresidente della Camera, che si unirà a noi più tardi, perché purtroppo gli hanno spostato l'incontro dei capigruppo, che doveva essere all'1, e l'hanno spostato alle 2:30, quindi appena finisce si collegherà anche lui. Adesso do la parola per un saluto alla professoressa Alessandra Vicentini, che è la vicepresidente del nostro corso di laurea, che parla in sostituzione del nostro presidente Giulio Facchetti, che non sta bene, non è il virus, non preoccupatevi, sopravviverà, ma aveva difficoltà a parlare, quindi do la parola a Alessandra. Ecco, buongiorno a tutti, quindi cominciamo questa conferenza. Porto i saluti del presidente del corso di laurea, professor Facchetti, che a causa di alcuni impedimenti non può essere presente oggi. Vorrei ringraziare in primis il professor Musso per il suo impegno nel portare sempre temi attuali come questo, temi sicuramente controversi e dibattuti, e per questo certamente interessanti e direi sfidanti. Ringrazio anche gli illustri ospiti perché oggi porteranno il proprio contributo, il proprio punto di vista, diverso, quindi filosofico, politico, sociologico, sociale, comunicativo e quant'altro, su un tema che è, direi, particolarmente dibattuto e che ha e sicuramente avrà un impatto fondamentale su tutti noi. Sono temi che uno studente di scienze della comunicazione, quindi abbiamo tanti, non li vediamo in Microsoft Teams, ma so ce ne sono molti collegati. Quindi sono temi che uno studente di scienze della comunicazione deve certamente imparare ad affrontare, analizzare con degli strumenti metodologici per sviluppare quello che è un senso critico, che è quello che noi vogliamo fare appunto come docenti. Quindi per cui di nuovo grazie per questa importante iniziativa e buon lavoro. Io purtroppo non posso rimanere qui neanche io perché ho un'altra conferenza in questo momento su un altro canale, su altri temi altrettanto importanti e quindi davvero un grazie per tutto questo. Adesso cominciamo l'incontro. Mi scuso per il ritardo, abbiamo avuto qualche problema tecnico. Sapete che siamo tutti in condizioni non semplici. Comunque, allora io intanto vorrei cominciare. Questo non ci sono, non è un incontro dove ci siano delle relazioni come negli altri, ma faremo più che altro, farò alcune domande.
ai nostri ospiti, i quali risponderanno liberamente. Ma la prima, però, vorrei fare una prima domanda solo al professor Pugliese, di tipo proprio medico. Insomma, il titolo di oggi è Apocalisse, ma anche no. E quindi quello che vorrei capire innanzitutto è così una sua valutazione su qual è davvero la gravità di questa malattia, perché indubbiamente è una malattia strana, insomma, che la maggior parte della gente quasi non si accorge neanche di averla, però quelli che stanno male davvero, quindi già questo probabilmente un po' spiega anche, non completamente, ma spiega anche come ci siano visioni opposte da chi minimizza eccessivamente a chi drammatizza forse troppo. Ma oltre a quello, comunque voglio solo dare qualche numero. Noi attualmente abbiamo circa oltre 40 milioni di contagi nel mondo e un numero di morti che è intorno a 1.200.000. Certamente sono cifre elevate, però per esempio, se facciamo un paragone con l'ultima vera grande pandemia che il mondo ha conosciuto, cioè quella della spagnola nel 1918, la spagnola aveva contagiato 500 milioni di persone in un mondo che aveva 2 miliardi di abitanti, cioè una persona su 4, e ne aveva uccisi 50 milioni, cioè una persona su 40. Qui siamo per fortuna ancora lontanissimi da cifre del genere, le morti sono circa meno di uno su 6.000, quindi se consideriamo che nel mondo muoiono circa 60 milioni di persone all'anno, l'incremento almeno finora in un circa ormai quasi un anno, perché in Cina è iniziato a dicembre, forse anche a novembre, l'incremento della mortalità è meno del 2%, quindi non è che sia appunto una apocalisse. Se vogliamo fare ancora un ultimo raffronto, per esempio solo di malaria, secondo il sito ufficiale dell'OMS, nel 2018 avevamo 228 milioni di malati e oltre 400.000 morti all'anno, però tutti gli anni. La malaria praticamente accompagna l'umanità da quando esiste, e mentre il Covid speriamo che fra un po' ci lasci o comunque si calmi. Quindi, ecco, dati questi riferimenti, quindi vorrei chiedere alla fine come lei la vede, perché c'è da dire che questi però sono numeri ancora parziali, quindi se finisse adesso potremmo dire indubbiamente che è stata una cosa grave, ma non gravissima, insomma, alla pari con molte altre malattie, però potrebbe certamente, il risultato finale potrebbe essere molto peggiore. Quindi volevo chiederle come valuta lei la situazione e quando pensa che potrebbe finire tutto questo e come, cioè arrivare il vaccino, bisognerà aspettare che la malattia faccia il suo corso o un misto delle due cose, e quale pensa che potrebbe essere il bilancio finale. Ovvio non ha la sfera di cristallo, ma diciamo pensa che comunque certamente sarà più elevato, più grave, ma pensa che restiamo comunque su quest'ordine di grandezza, nell'ordine di qualche milione di morti, o si potrebbe arrivare a decine di milioni o anche peggio? Professor Pugliese, a lei la parola e grazie mille per essere intervenuto. Buongiorno a tutti. Ma io intanto devo dire, vi dico chi sono, perché nella grande, diciamo, numero di cosiddetti esperti che hanno imperversato, io non sono un esperto. E vi dico chi sono. Io sono un chirurgo, ho diretto per 20 anni la chirurgia oncologica mini-invasiva generale di Niguarda e il dipartimento polichirurgico. Ero abituato ovviamente per professione e mestiere a farmi domande, perché facciamo ricerca clinica, e quindi a cercare risposte nella scienza, e nel senso nel metodo scientifico, che vuol dire per fare una ricerca clinica bisogna che uno si ponga delle buone domande per cercare in questo patrimonio che noi abbiamo, che è la scienza e il metodo scientifico, di applicare una metodologia per trovare risposte. Quindi quando abbiamo sentito dalla Cina, è chiaro che da cittadino è abituato a porsi domande, mi sono posto qualche domanda. E la prima domanda era quando l'OMS diceva: ma forse viene dalla
dall'animale, quindi dal pipistrello, ma forse non passa da uomo a uomo. Vedendo quello che vedevo, mi sono detto, questi dicono delle imbecillità, perché quel grande numero non si infetta, sicuramente entrando in contatto con l'animale tutti quanti, ma passerà da uomo a uomo. Poi in effetti hanno confermato, passa da uomo a uomo. Cioè mi ero posto una domanda e questo, la ragione mi dava una risposta. Per di più dico, se è così, l'uomo è un driver e siccome siamo globalizzati va avanti e indietro, da Wuhan al Milano. Wuhan è una città industriale, Milano anche. Io conosco i cinesi perché facendo il chirurgo ci sono grandi aziende che vengono, sono venuti a trovarmi moltissimi di loro qui a Niguarda perché ho fondato un centro di formazione di ricerca che ancora c'è, di cui sono presidente anche se sono in pensione di questo centro. E ovviamente dico chissà che via vai, chissà quanti ne sono arrivati. Mi sono posto una domanda, non avevo la risposta, ma certamente se uno è nel centro del potere in cui deve porsi una domanda e deve trovare una risposta a questa domanda, se la fa e dovrebbe dire quanti sono arrivati, è possibile conoscerli? Questa è una domanda che non si sono posta. Li abbiamo visti litigare se mettere in quarantena quelli che venivano o no. Questo è l'inizio della questione. Poi la questione è arrivata al 31 gennaio e il 31 gennaio hanno dichiarato lo stato d'emergenza, cioè si attendeva una possibile epidemia, una pandemia. Pandemia non si poteva ancora dire, ma che l'epidemia arrivasse con i suoi tempi, questo sì, poi è stata dichiarata pandemia. Però quando uno dichiara lo stato d'emergenza fino al 31 di luglio, io mi aspetto che faccia delle cose, anzi ho dato per scontato che avessero fatto quello che noi facciamo in ospedale quando per alcune categorie di avvenimenti che possono capitare, persino le gare di Formula 1 a Monza, avremmo chiamati per formulare un protocollo e per organizzarci nel caso di avere i posti letto, la terapia intensiva e tutto quello che necessitava per avere un grande crash di macchine. Noi dovevamo essere pronti, quindi preparare dei letti e così via. Dico, lo avranno fatto, mi sono detto, sicuramente il 31 gennaio questi si sono organizzati per capire cosa serve eventualmente per la pandemia. Arriva la fine di febbraio, ancora il 21, sentiamo che infatti Conte dice, dalla Gruber e in generale il primo ministro, dice siamo prontissimi, c'è tutto pronto, qualcun altro però sarà difficile che arrivi in Italia. Altri scienziati dicono è più facile che un fulmine ci colpisca. Dico va bene, dormiamo sonni tranquilli. Era il 21 di febbraio. Dopo due giorni c'è stato il primo caso a Codogno e scatta l'emergenza. E questa nostra speranza, saranno tutti pronti, avranno sicuramente un protocollo per l'emergenza e per l'urgenza e quindi le mascherine, tutti i presidi necessari per questo la lettura dello stato dell'arte di quello che ci vuole, quindi come sono organizzate le regioni, hanno posti letto, hanno respiratori, e abbiamo scoperto che non si erano fatti nessuna domanda e quindi non c'era una risposta, tutti agitati, e quel mese è passato senza che mettessero a tema questo problema, ed è un problema grave. Io l'ho visto, cioè proprio da cittadino mi sono detto ma sono matti. Se noi per piccole cose in ospedale facciamo dei protocolli e facciamo la simulazione, se siamo pronti o non pronti, questi non hanno fatto nulla e nemmeno una simulazione e rimangono lì impunemente, tutti. E poi vanno in giro all'inizio a dire ma no, non saranno questo, e soprattutto incominciano a litigare, destra e sinistra, centro e compagnia bella, dicendo ognuno cercando di vedere come può portare dalla sua parte il sistema. Dico ma questo è un virus, dico, è un'epidemia, una pandemia, e non è né di destra né di sinistra, cioè ci costringe a porci delle domande e cercare risposte, mica un'altra roba. Non è possibile che ci sia una diversità di opinioni a partire da giudizi politici, proprio per quello che è, per l'oggettività del fenomeno. Quindi era sconcertante quello che vedevo, ma poi mi sono sconcertato e quindi da cittadino sono passato a essere quello che sono, un medico che si fa domande, ma anche per necessità
a cercare risposte, perché ho un fratello, quello che mi ha mosso in modo più professionale, diciamo, è il fatto che ho un fratello in una casa di riposo, che io per affezione di 81 anni, ha vissuto la sua vita perché è stato fin da piccolo, diciamo, colpito da una malattia che lo ha reso intellettivamente ritardato e quindi con grandi problemi, poi un ictus alla fine, 81 anni, ma come un bambino. Quindi per me era importante, tra l'altro era una casa di riposo che io ho partecipato a fondare, un socio fondatore, e quindi sono intervenuto in questa casa di riposo dicendo: ragazzi, qui bisogna procurare di cercare di salvaguardare questi, perché adesso ci impongono, io non posso più venire, ci impongono di non visitare, che i parenti non possono vederli, ma non sono certi i parenti che li infettano. Quindi procureremo le mascherine a tutti fin dall'inizio di marzo, non sono i parenti, la domanda era chi potrà infettarli. Per far questo, siccome non sono né virologo, né infettivologo, né epidemiologo, ho invitato alcuni amici, uno statistico, un infettivologo, persone importanti ma che del mestiere, un virologo e un epidemiologo, li ho messi in Zoom con me e ho detto: senti, scusate, vi devo porre delle domande, perché sono domande che mi pongo io. Vedo un tal casino in questo momento, una tale confusione, in cui capisco che la scienza spesso in una cosa così nuova è contraddittoria e tutti si pongono domande e possono essere in contraddizione. Questo però ci costringerebbe ad avere una, come dire, un'immersione umile nella realtà, pur riconoscendo la novità, a porci domande insieme e cercare, partire da questo, di trovare risposte. E gli ho posto queste domande. Ma cosa si dice adesso? Ci sono già dei portatori, cosa avviene questo? Mi hanno risposto: ci sono pazienti che sono contagiati ma sono sani, cioè non sono ammalati, però sono contagiati. Ci sono pazienti contagiati con pochi sintomi e ci sono pazienti contagiati con sintomi gravi. Sono una minoranza, mi dicono. Quindi la maggioranza sono pazienti pauci sintomatici o asintomatici. Questa è la realtà. Sulla contagiosità si sa poco, perché normalmente in medicina è la carica virale che dice se supera il milione o se non lo supera. Questo è per l'epatite C e per le altre cose. Dico, non siamo capaci di determinare la carica. Quindi i positivi, i nettamente positivi, dobbiamo considerare infettanti, che siano sintomatici o no. Dico, oh, questo è un bel problema, perché se è così, quelli che diffonderanno di più il virus, dove il virus si nasconderà meglio, sono gli asintomatici o i pauci sintomatici. Quindi bisognerebbe scoprirli. L'altra domanda: come si fa a scoprirli? Abbiamo già un tampone che funziona non perfettamente, cioè non raggiunge la sensibilità del 95%, che per i virologi è fondamentale per dire ecco una cosa efficiente che abbiamo. Raggiunge circa l'89%. L'altra domanda: ma certo, meglio 89% che niente. Quindi, mentre dentro le retrovie si affina il cannone e si cerca di avere strumentazione adeguata, che vuol dire che una maggiore sensibilità, va bene, del prodotto, usiamo quello che c'è. Quindi bisogna usare quello che c'è. Dico. Sì, bisogna usare quello che c'è e bisogna usarlo bene. Bene. Se questa è una cosa, vuol dire che noi dobbiamo cercare i portatori sani, va bene, gli asintomatici oltre a quelli infettati. E quindi nella casa di riposo bisogna fare i tamponi a tutti, sono più, è un sistema chiuso, dobbiamo decidere la ripetizione, ogni 7 giorni, ogni 15 giorni, si fa un'analisi costo-beneficio e dici beh, lo faremo ogni 15 giorni. Chiedo alla regione questa cosa, mi rispondono no, che l'OMS ha deciso di farlo solo, come tutti voi ricordate, ai sintomatici. Dico, bel casino, perché se è così lasceranno girare il virus a man bassa e non faranno nemmeno quello che dicevano, tracciamento e test. Se non avviene, il virus diffonderà. Però avevano fatto il lockdown, quindi la gente in giro sarà meno. Bene, chiedo allo statistico, cosa si può fare? Mi risponde: beh, la cosa che si può fare è fare una stratificazione della popolazione e dei campionamenti nelle varie stratificazioni fatte, soprattutto di quelli rimasti in giro, i sanitari, le case di riposo, lì dove si assistono i disabili, la catena alimentare, dove sono rimasti all'opera, perché lì ovviamente non puoi chiuderli.
almeno partiamo da qui e noi conosceremo quant'è il peso dei portatori sani. Gliel'abbiamo proposto, l'hanno fatto, in nessuna parte d'Italia l'hanno fatto, difatti. Quindi ancora oggi noi non abbiamo un sistema che statisticamente ci permette di dire, di fare delle previsioni statistiche e che possano conoscere. Vuol dire che le domande non se le ponevano, e questo tutta la gamma di scienziati che ha parlato, perché avete visto tutti cosa è diventato. È diventato di fatti un palcoscenico, tutto fa spettacolo. E quindi le televisioni da mesi e mesi fanno spettacolo e audience sul Covid. È diventato uno spettacolo diffuso. Non è un'apocalisse, perché la mortalità è come quella di un'influenza grave, cioè 0,3-0,6%, vuol dire 3 malati ogni 1000, quindi non è grave. Ma è disastrosa perché si accumulano nello stesso periodo e quindi mettono in crisi un sistema sanitario non preparato. Perché se il sistema sanitario fosse stato preparato sia nella, diciamo, nel tracciamento e nella periferia, cioè nel, sul territorio, sia negli ospedali, questo sarebbe stato meno drammatico e non ci avrebbe ridotto a questo disastro economico a cui siamo stati ridotti. Tanto più che quindi non hanno usato tutte le armi, hanno usato dalla prima volta ad oggi il lockdown come arma principale, mentre ci sono due armi: il distanziamento, le mascherine, il lavaggio delle mani e eventualmente il lockdown per poco tempo, ma soprattutto un attacco diagnostico al virus con il tracciamento e il testing. Questo nella prima fase è scappato completamente. Nella casa di riposo di cui vi parlavo, se lei mi permette, così dico, faccio una disamina ampia, a un certo punto, visto che non davano una corrispondenza, l'ATS diceva: ma no, non possiamo farlo, avete della gente febbrile, noi vi facciamo fare, isolatelo. Eventualmente il massimo, se si ammala molto grave, faremo i test. Noi su questo dico vabbè, ma gli suggerivo il fatto che nella casa di riposo chiusa, sistema chiuso, il virus lo possono portare solo i dipendenti, che tra l'altro, anche se si mettono una mascherina, devono avere un rapporto di vicinanza ai vecchietti, agli ospiti, fortissimo, perché li lavano, li imboccano, li devono sollevare, mobilizzare, quindi mettono un braccio dietro la schiena e li tirano su e la faccia è vicino. Quindi questi saranno, non c'è stato verso, finché a un certo punto ci siamo conquistati la direzione e la presidenza della fondazione, spinti anche da me, ci siamo conquistati i tamponi sul mercato, non era possibile, quindi diciamo in un modo del tutto sui generis, e abbiamo incominciato a fare quello che io chiedevo fin dall'inizio, cioè facciamo un test, e il 15 di aprile è diventato il momento zero in cui abbiamo testato tutti. Sorpresa, sorpresa, 50 positivi e 40, di cui 40 erano asintomatici, tra i vecchietti e il personale. Sorpresa incredibile, io ovviamente ho alzato la voce con chi dovevo alzarla, va bene, della regione, ma naturalmente la narrazione è diventata la narrazione, non conoscevamo il virus, non sapevamo come fare, intanto le case di riposo si riempivano di malati, era una cosa nuova, adesso, ma però per tutta la prima fase hanno continuato a fare la narrazione che è stato uno tsunami e che non si poteva fare niente, non è vero, questo è una narrazione. Dopodiché, certo, se tutto accade in un tempo brevissimo, i malati, seppur sono una percentuale bassa, diventano tantissimi per la sanità e vengono numerati male, perché mentre il sistema dava 330.000 alla fine, fino ad oggi dava 330.000, mi pare, positivi, la valutazione che è stata fatta col sierotest alla fine, va bene, il test di prevalenza ha dato alla fine sbagliato, perché non aveva dati, perché su 150.000 solo 66.000 hanno risposto, perché gli altri 90.000 hanno detto di no, perché sapevano che nessuno gli faceva il tampone, che non andavano in vacanza se fossero stati positivi, erano asintomatici, quindi questo test non ha potuto dare una risposta, però almeno dice sono 1.400.000. Invece Arbia, che è uno statistico, hanno fatto un'analisi, la previsione reale più realistica è che in Italia ci sono stati 6 milioni di contagiati. Ed è credibile in base al numero dei morti, se no avremmo 10% di morti e poi 6%, che non risponde alla realtà, perché in altri paesi non sono così. Quindi, come dice Palu,
un virologo rinomato, la mortalità va dal 0,3, ma lo dicevano anche fin dall'inizio, 0,3, 0,6, dipende dalla nazione, da come sono comportate e via dicendo. Quindi se la mortalità è quella, è credibile che il numero sia 6 milioni in realtà, per i nostri 40.000, se no non sarebbe credibile. Quindi noi abbiamo un gran numero di contagiati che ignoti perché non hanno fatto un'analisi statistica a dovere. Se tu vuoi che la statistica ti dia una risposta, statistica ed epidemiologia, gli devi dare dei buoni dati. Buoni dati, buona risposta. Cattivi dati, cattiva risposta. Quindi si poteva, con qualche migliaio di campionamento, che voleva dire qualche migliaio di tamponi per gruppo, per raggruppamento, fare un'analisi che potesse darci una prospettiva, una previsione per il futuro. Ma non è stata fatta. Quindi il problema non è l'apocalisse, che non c'è. Il problema è un'apocalisse che è diventata perché è stata, per come è stata costruita, per la comunicazione assurda che è stata data. Perché non si fa, se individui una problematica come questa in cui dici c'è un'emergenza, allora non ne fai dell'emergenza uno spettacolo, ma ne fai dell'emergenza una cosa seria. La racconti per quello che è, dici i dati per quello che sono, dici la gravità, il rapporto al sistema in cui siamo, la condizione in cui siamo messi, e la condizione è una condizione inadeguata dal punto di vista sanitario, perché la sanità ha subito tagli. Io gli ultimi 6 anni della mia attività qui all'ospedale di Niguarda ho visto ridurre il mio personale in un modo inaudito, perché da quando nel 2011 è venuta fuori, 2010-2011 soprattutto, l'austerità bisognava recuperare su tutto, tutti gli anni i pensionati non li sostituivano. Questo è un dato di fatto e la riforma del territorio non è mai avvenuta. Allora questo è il vero problema. Il vero problema è le condizioni in cui l'Italia si è messa. Il vero problema è la carenza di un progetto complessivo e di un protocollo adeguato. E il problema di non aver adeguato, con tutte le dotazioni, anche la sanità. Una debole sanità affronta un grave problema, che diventa grave perché quando tu ti trovi tutte le terapie intensive occupate, allora le terapie intensive occupate da Covid vuol dire che gli altri soffrono, come giustamente lei diceva, di malaria si muore molto, ma anche di tumore si muore molto di più che di Covid, anche di cardiopatie molto di più. Sono morti un sacco di persone di infarto perché avevano paura di andare in ospedale, c'era ovviamente, perché era diventata una malattia nosocomiale, perché gli ospedali erano pieni, perché non si era riusciti nella improvvisazione, pur con tutti i tentativi, a isolare nettamente Covid, non Covid, va bene, perché il personale era quindi regolarmente infettato. Quando hanno deciso di fare i test, per esempio in questo ospedale, hanno trovato 170 positivi che erano stati asintomatici tra il personale. Quindi vuol dire che questo era un problema. Questi sono i problemi di questo momento. Adesso, quando hanno dichiarato la fase 2, io avevo scritto, perché dopo da allora mi ero messo a fare delle interviste, a scrivere queste cose, avevo scritto dicendo, bene, è opportuno, in giugno, è opportuno che adesso, che per condizioni naturali il virus si è un po' attenuato e c'erano circa 200 positivi al giorno, pochissimi rispetto a prima, in Lombardia e in Italia, nelle altre regioni avevano sofferto molto meno. E adesso si apriranno tutto e quindi andremo in giro. Bisogna in questo momento fare una biosorveglianza, quindi vuol dire che in questo momento è il momento migliore per inseguire e fare la biosorveglianza e quindi fare dei tamponamenti a campione e poi anche diffusi per arrivare a una conoscenza reale di quel che c'è oggi e continuando a farle di quello che ci sarà domani. Alla nostra fondazione, dopo aver scoperto quei 50 casi, abbiamo continuato a fare il tampone ogni 2 settimane. In 4 settimane siamo arrivati a non avere più nessun caso positivo. Dopo il primo tamponamento i casi positivi erano pochissimi, i nuovi casi, non i casi positivi, perché alcuni rimangono positivi. I nuovi casi erano pochissimi e in 5 settimane sono azzerati. Adesso che sono riprese, sono nel fulgore della ripresa, a ottobre, noi avendo continuato a fare i tamponi, abbiamo solo un
paziente e uno, di così uno del personale che è stato positivo. Questo a ottobre, questa è la condizione attuale. Teniamo presente che il personale va ancora avanti e indietro, quindi prende le metropolitane e così via. È per questo che manteniamo la biosorveglianza in quella casa di riposo. Nelle altre case di riposo si è scatenato il delirio, perché hanno smesso di fare la biosorveglianza, si sono messi sereni e lo si è smesso in tutta Italia. Allora, questo è il racconto che faccio per dire che non si può trasformare con racconto e con la narrativa una cosa che è impegnativa, che merita attenzione, che genera morti, sì, va bene, però la mortalità è 0,3, 0,5, 0,4% e non è 10% come era la SARS e non è 37% come era la MERS. Quindi dobbiamo essere realisti, è una cosa seria, non vogliamo i morti né nei giovani, seppur sono rari, ma nemmeno negli anziani. Gli anziani, come vi ho spiegato, andavano protetti su quelli dove c'era un sistema chiuso, ma anche fuori, e si poteva proteggerli, ma non possiamo farla diventare una narrazione apocalittica, va bene? È una narrazione seria che noi abbiamo reso ancora più seria e più devastante dal punto di vista economico di quello che si sarebbe potuto fare. Questa è la mia narrazione. Dicevo, mi hanno detto che purtroppo abbiamo delle difficoltà a connetterci con il professor Cacciari, che quindi difficilmente riusciremo ad avere con noi, mentre l'onorevole Lupi invece dovrebbe semplicemente, appena finisce il suo incontro, si unirà a noi. Allora, nell'attesa, intanto faccio un'altra domanda che faccio sia a lei che anche a Davide Re. Perché poi torneremo anche su questa questione delle varie strategie preventive, ma prima volevo chiedere una cosa. Dato che sono state fatte molte polemiche, sinceramente a mio avviso anche molto strumentali, in particolare proprio contro il modello lombardo di sanità, che invece mi sembra che tutto sommato ha retto bene, pur in una situazione molto difficile. E comunque volevo chiedere, appunto, mi sembra che molti di questi attacchi sono venuti più da parte di persone che per ragioni più ideologiche che altro non amavano questo modello. Vorrei chiedere a lei, perché che ha una grande esperienza appunto anche dal punto di vista di come funziona il sistema proprio dell'organizzazione, e poi anche a Davide, perché lui in quanto vice capo cronaca del giornale, però il suo capo cronaca si è beccato il virus, quindi di fatto lui è diventato il capo cronaca, mi ha detto, ha girato proprio nei momenti più caldi, le zone più rosse della Lombardia, quindi visto da due punti di vista diversi, ma insomma, se vi sembra che alla fine il sistema, perché un conto è la gestione, appunto la gestione e la prevenzione sul territorio, ma quella non è una cosa che riguarda il sistema sanitario in quanto tale, è un problema di politica sostanzialmente, ma il sistema sanitario in se stesso proprio, come lo giudicate, la risposta che ha dato in questi mesi difficili? Prima il professore e poi Davide. Allora, io ho vissuto tutto l'inizio della riforma, ovviamente, perché sono anziano, quindi sono messo in pensione, ma l'ho vissuta tutta. E quindi ho vissuto anche tutto il grande impegno che la Regione ha avuto, che ha ristrutturato e rinnovato il parco ospedali, che non è una cosa di poco conto. Soprattutto ho vissuto anche la decisione di attrarre nel pubblico anche il privato. Quello che viene attaccato in Lombardia è esattamente l'organizzazione ospedaliera pubblica-privata, che ci sono, che il servizio pubblico può essere fornito sia da ospedali gestiti dal pubblico, sia da ospedali gestiti privatamente. E questa è stata una grande pensata, secondo me, non era, perché ha portato dentro la sanità a dar risposta ai cittadini un numero incredibile di strutture di elevato livello, non solo strutturale, ma anche clinico, capaci di dare grandi risposte. Io ho sempre lavorato a Niguarda, è un ospedale pubblico, però ho conosciuto, ho molti amici
all'Humanitas a Raffaele, li ho visti crescere anche questo ospedale, va bene, e tanti altri. E non si può dire che non hanno fatto un servizio di qualità e di efficienza, per di più rimborsati col sistema che anche il pubblico veniva rimborsato, cioè col DRG, a sistema prestazione. E non hanno, e avrebbero potuto, soprattutto ultimamente, anche protestare, perché mentre il pubblico era rimborsato al sistema protezione, ma aveva la copertura poi del deficit dal punto di vista regionale, va bene? E l'impegno per la ristrutturazione, per la costruzione degli ospedali era comunque a carico del pubblico, con delle formule particolari, ma così. Il privato, di fatto, aveva una struttura che avevano già fatta privatamente e che adesso, soprattutto nell'era del Covid, mentre c'era un periodo del DRG in cui potevano sfornare anche in qualità efficientemente molti DRG, molte prestazioni, in questo momento il Covid gli viene rimborsato a prestazione e il Covid per loro è una, che non verranno coperture diverse, è un bel problema, diciamo le cose come stanno. Quindi l'attacco che veniva fatto al sistema ospedaliero pubblico e privato è un attacco specioso che non affronti il problema con la serietà dovuta. Ci sono strutture convenzionate private anche in Emilia Romagna, oltre che in Astra, e funzionano e nessuno dice granché. E ce ne sono anche al sud, se per questo. Poi come viene gestita, se vengono controllate queste cose, questi rapporti, questo è un altro problema. Invece il problema del territorio rimane un problema e rimane un problema perché era una questione già nel 2008, 2009, 2010 e c'era già l'ipotesi di una ristrutturazione del territorio, dobbiamo dire, che non è stata mai portata a compimento in regione Lombardia, in altri posti, nel Veneto di più, ma non è stata mai portata a compimento. Quindi il territorio in Lombardia è rimasto fragile come era, che ne dicano. Su questo non c'è nessuno che può difendersi. Il territorio è rimasto fragile. Dopo che hanno fatto l'ultima riforma all'ATS, hanno assegnato dei compiti che non può reggere perché non hai personale per farlo. Digli di fare i tamponi a tutti e consegnare all'ATS il tracciamento è una cosa come dirgli non ce la farai. Quindi c'è una fragilità oggettiva che viene fuori da anni, va bene? Non voglio dire da quando, ma da anni. Mentre il sistema che viene attaccato da tutta Italia, gli ospedali non sono privati, è un'imbecillità, se mi permette di dirlo, una imbecillità. Concludo così, perché sennò potrei andare oltre e dare molti elementi, ma è un'imbecillità. A questo punto, grazie, volevo sentire un po' appunto l'esperienza anche di Davide Re come cronista, come lui ha visto soprattutto nella prima fase e appunto sia così la sua testimonianza personale e anche il suo parere appunto in particolare sulla tenuta del nostro sistema sanitario. Davide. Sì, allora io vorrei dire prima una cosa, rispondere alla domanda che tu professore hai appena fatto e che ha già risposto il professor Pugliese, con cui io mi trovo perfettamente d'accordo. Io ho visto durante la, diciamo, chiamiamola prima ondata, in realtà questa non è la seconda ondata, è un proseguo a mio avviso della stessa epidemia, non è che c'è stata un'interruzione netta, perché appunto durante l'estate, dove si poteva fare molto di più, come ha detto il professor Pugliese, l'epidemia comunque esisteva in maniera strisciante, non si era conclusa, per parlare adesso di una seconda ondata tecnicamente. Allora, la risposta del sistema sanitario lombardo, concordo anch'io col professore, è stata straordinaria, e considerando che la Lombardia è una terra molto abitata, con una densità abitativa importante, dove le relazioni sono molto intense per motivi di lavoro, e qua è giusta la spiegazione che ha fatto prima il professore riguardando l'analogia tra Wuhan e Milano e come questi mondi si sono fortemente connessi e che quindi ormai per l'epidemia, un'epidemia come questa viaggia sulle rotte commerciali, qui non è più come il secolo scorso che arriva dopo mesi perché bisogna portarla con la nave,
arriva in tempo immediato. La risposta è stata straordinaria proprio perché di riuscire a integrare il sistema ospedaliero privato con quello pubblico ha permesso di recuperare nell'ospedalizzazione tantissimi posti e tantissime prestazioni che in altro modo non si sarebbe fatto. Cioè, se la Lombardia non è caduta in maniera ancora più rovinosa è grazie a questo modello, ma sono rimaste in maniera importante e significativa delle lacune sulla medicina territoriale molto molto significative, a cui adesso si è stato affidato anche il modello del tracciamento che, come vediamo, davanti a un numero elevato di eventi sta fallendo. Infatti io penso, facendo un lavoro sui dati, che in questo momento a Milano, che ogni giorno abbiamo tra le 1.000-1.500 infezioni registrate, in realtà sì, si è migliorato rispetto a questa primavera nel tracciamento e nell'individuazione soprattutto dei sintomatici, ma io credo che il livello dell'infezione a Milano è talmente elevato che, fatemi passare il paradosso, qua si rischia che la città se la faccia tutta l'epidemia nel giro di un paio di mesi, e quindi questo riporterebbe i dati a un discorso che non è assolutamente apocalittico, anzi forse la crescita dei contagi tracciati, quindi hai dei dati un po' migliori rispetto a prima, ti permette di capire come il tasso di letalità è molto basso, e quindi qua torniamo forse a uno dei problemi che si cerca di sollevare in questo convegno, ovvero come la comunicazione politica si sia impossessata di un argomento di carattere sanitario, di un'emergenza sanitaria, in cui si parla di modelli organizzativi, si parla di prevenzione, di modelli emergenziali che già bisognava avere, di collaudi di sistema, in cui si vuol far passare un pochino il discorso non riusciamo a fare nulla, l'unica arma è il lockdown, che è una cosa rovinosa da tutti i punti di vista, e quindi davanti all'apocalisse nessuno può fare niente, quindi tutti innocenti. Questo è un pochino il discorso come la vedo io, perché io, avendo seguito la prima, chiamiamola appunto, prima ondata sul campo, cioè la risposta è stata straordinaria, cioè in Lombardia c'era un numero di focolai incredibile, eppure in un qualche modo si è tenuto, e forse è stato bene anche fare il lockdown in quel caso lì, però può essere un'arma che usi una volta, non puoi dopo 8 mesi di nuovo ritrovarti più o meno nella stessa situazione. Cioè bastava già un'analisi dei dati su Milano, che già i primi di settembre dovevi alzare la guardia in qualche modo, se tu non eri in grado, perché il problema di Milano, a mio avviso, poi io non sono un medico e non voglio acquisire competenze come molti virologi di questi giorni, come Cristiano Ronaldo o altri che si sono improvvisati tali sui social. Cioè io credo che, per esempio, su Milano il problema di Milano non è tanto l'epidemia su Milano, dove io credo esista già una sorta di prima immunizzazione, quindi forse i quadri, anche se questa malattia non si conosce ancora bene, possono essere un po' meno forti. Il problema è che i milanesi si spostano in tutta Italia e nel mondo, quindi a maggior ragione già a settembre dovevi intervenire con un sistema di vigilanza più efficace. E scusa, invece, se, in base appunto alla tua esperienza, quello che hai visto, che cos'è che non ha funzionato invece? Il sistema sanitario ha funzionato, allora, cosa non ha funzionato invece? Allora, io devo dire cosa non ha funzionato secondo me a livello generale, non a livello puntuale, perché poi ovviamente, come spiegava giustamente prima il professore, lui ha dato sia l'esperienza nella RSA, che è una struttura socio-assistenziale, dove per esempio esiste una problematica sul distanziamento sociale che è difficilmente evitabile, e quindi puoi impostarlo come un modello chiuso, oppure come hanno agito molto bene determinati ospedali, o anche molto male come altri ospedali in cui sono anche oggetto di indagine da parte delle procure lombarde. Allora, secondo me quello che è mancato all'inizio è stato prima di tutto una scarsa cultura dell'emergenza. Io faccio un raffronto con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che hanno una sanità completamente privata, un sistema completamente diverso dal nostro, ma hanno
un caposaldo, la gestione dell'emergenza, perché in tutti i territori degli Stati Uniti devono affrontare calamità naturali, terremoti, uragani, che ogni persona ha la cultura di avere in casa una valigetta dove può arrivare la protezione civile e ti dice entro 6 ore devi lasciare l'area. E loro hanno già preparato posti per, tra virgolette, accogliere le persone in difficoltà, posti sanitari da campo, tutto. Noi questa cultura non l'abbiamo assolutamente. Quindi basta pochissimo che noi entriamo in una situazione di emergenza, lo stato di emergenza, ma noi non la sappiamo gestire l'emergenza, perché nessuno ha mai pensato. Allora, questa cosa qua, quando c'è stata la SARS, il professor Sirchia, che era il ministro della salute, senza sapere né leggere né scrivere, cosa ha fatto? Ha chiuso subito le frontiere. Noi abbiamo perso, 20 anni dopo, con un mondo ancora più interconnesso, un mese a discutere, ma questi possono arrivare, però se fanno la triangolazione dalla Germania, vabbè, però allora è colpa della Merkel, io non c'entro niente, lasciamo perdere una cosa e l'altra. E si perde tempo, perché noi entriamo in stato ansiogeno, siamo in emergenza, tutti, siamo in emergenza, la fine del mondo, adesso arriva l'apocalisse, però nessuno la sa gestire. E infatti una delle lacune che è emersa, sia a livello regionale che a livello nazionale, che nessuno aveva un piano di emergenza sanitario per una situazione di questo tipo. E l'epidemia, molti non capiscono, o non sanno, non vogliono sapere, non è un evento così raro. Epidemie importanti ce ne sono almeno 2 o 3 a secolo. Siccome siamo in un secolo nuovo, 1 o 2 ci tocca anche a noi. E questa, cioè la cosa delle mascherine, è una cosa incredibile. Perché in Germania ce le avevano tutti. Perché? Perché le mascherine sono un dispositivo che costa poco, le hanno accaparrate negli anni, poi anche loro nell'emergenza, sì, gli stati se le fregavano fra di loro, però le avevano. Da noi questa cosa nessuno ha mai pensato, ma se viene un'epidemia, una malattia cardiorespiratoria che si trasmette attraverso il contatto, attraverso le famose goccioline, cosa facciamo? Questa è stata, secondo me, la vera cosa che ha preso in contropiede tutti, e tutti con delle responsabilità. Ecco, tu hai introdotto un tema che adesso vorrei un po' approfondire, se mi consentite dico qualcosa anch'io per una volta, non mi limito proprio a far solo il moderatore, perché su questo è una cosa su cui ho anche un po' ci ho lavorato un po' e tra l'altro ultimamente poi ho anche cercato di fare una sintesi in un saggio che è stato pubblicato proprio qualche giorno fa nel sito della Fondazione IUM, che è diretta da Luca Ricolfi, che i nostri relatori certamente conoscono, probabilmente anche molti del pubblico. Comunque, per chi non lo sapesse, è forse il più autorevole sociologo italiano, un grande esperto di analisi dei dati in particolare, e quindi insomma, se me l'ha accettato vuol dire che non è proprio una cosa da dilettante allo sbaraglio. E tra l'altro Ricolfi con la sua fondazione addirittura a giugno, il 20 o il 21 giugno, non so, aveva già detto che c'erano i primi segni di una nuova crescita dei contagi e che se non si fosse fatto attenzione ci saremmo trovati in autunno nella situazione in cui siamo. Quindi sono perfettamente d'accordo con voi quando dite che la cosa era prevedibile, contrariamente a quello che molti continuano a dire. Non solo era prevedibile, ma era effettivamente stata prevista. Ma c'è ben altro, e qui vorrei farvi vedere una cosa. Qui possiamo fare, ecco, vorrei, qui si dice che tutto il mondo è nella stessa situazione, ma anche no, perché come vedete qua, in particolare i paesi dell'Asia, paesi avanzati evidentemente dell'Asia e dell'Oceania, di fatto sono da mesi quasi completamente Covid free, se il virus è stato o messo sotto controllo a seconda delle diverse strategie o quasi completamente annullato. E badate che qui io ho messo soltanto i paesi di cui abbiamo
dati assolutamente attendibili, e ce ne sono anche altri, per esempio nel sud-est asiatico diversi paesi dichiarano contagi molto bassi, però non tutti sono così affidabili, ma anche solo guardando questi, su cui è veramente difficile avere dubbi perché si tratta di paesi molto evoluti e a volte anche più efficienti di noi, a parte la Cina, gli altri sono tutti paesi anche democratici e con democrazie anche qui molto solide e anche più efficienti della nostra, ahimè. Insomma, abbiamo un totale di quasi 1.700.000.000 di persone, cioè un quarto dell'umanità, dove abbiamo, come vedete, se consideriamo in particolare, qui ci sono due cose che soprattutto da guardare, uno sono i nuovi contagi, quelli di ieri, sono 688 in tutto, su 1.700.000.000 di persone e in tutto 9 morti ieri. Se guardiamo anche i morti totali, comunque abbiamo, come vedete, in rapporto alla popolazione un numero bassissimo. Proviamo un attimo ad andare a vedere, qui c'è un, voglio farvi vedere una cosa, ecco qui c'è questo sito che, guardate, posso garantirvi, se mi credete sulla parola, che i dati sono esattamente gli stessi del sito della OMS, soltanto che in questo sito, questo è di più facile consultazione, e soprattutto ci dà un dato che è appunto quello dei morti in rapporto alla popolazione. Ora, se noi andiamo a vedere invece, poi dopo vedremo anche una cosa sul proprio sul sito dell'OMS ufficiale, comunque qui già cominciamo a vedere una cosa, si nota subito che i paesi più scuri sono quelli in cui la situazione è peggiore, ma questo è stabilito in base al numero dei contagi e non dei morti, e soprattutto al numero assoluto, che è una cosa che ha perfino una matricola al primo esame di statistica vi può dire che è priva di senso, ma non c'è neanche bisogno di essere, cioè basta ragionare, perché è evidente che se noi consideriamo, intanto abbiamo visto che il numero dei contagi dipende in maniera determinante dal numero e dalla qualità dei test che si fanno, per cui abbiamo il paradosso che un paese che fa molti test e che quindi sta controllando meglio l'epidemia, tenga per favore, risulta messo peggio di uno che denuncia pochi contagi solo perché sta facendo pochi test, ma soprattutto non ha nessun senso evidentemente il valore assoluto, perché è chiaro che in questo modo anche un paese piccolo in cui per ipotesi si ammalano tutti gli abitanti risulta comunque messo meglio di un paese grande in cui si ammalano in pochi, ma comunque anche una piccola percentuale risulta come valore assoluto superiore, quindi è una cosa che non ha alcun senso. E se noi andiamo, il dato davvero significativo è quello dei morti, perché è il dato più oggettivo e anche perché poi in fondo è quello che ci interessa, perché alla fin fine chi se ne frega del contagio in sé, se non morisse nessuno non ce ne importerebbe niente. Quindi è il dato più importante e anche più oggettivo, e ovviamente va visto in rapporto alla popolazione. Ora, vedete, se noi andiamo a vedere, il vantaggio di questo sito è che lo calcola automaticamente, mentre il sito dell'OMS non lo fa. Ora, io sono un convintissimo anticomplottista, però, come dire, essere anticomplottisti non vuol dire arrivare al punto di pensare che qualunque cosa è sempre fatta in buona fede. Ecco, io non penso che chi dice che l'epidemia è stata programmata da qualcuno è pazzo, però che ci sia magari qualcuno che poi cerca di approfittarsi della situazione, questo invece è perfettamente normale, penso che questo non sia del tutto innocente, perché guardate un po' cosa succede se andiamo a vedere la situazione, a parte che anche guardando il numero assoluto dei contagi
non è che siamo messi bene né noi né altri paesi, ma se andiamo a vedere in particolare questo dato, succede che viene fuori una cosa veramente agghiacciante, perché lasciamo da parte, vabbè, il caso come San Marino, Andorra, che sono paesi troppo piccoli, che non ha senso statistico, ma guardate gli altri. Noi abbiamo in questo momento, siamo qui, abbiamo 627 morti per milione. Ma guardate con chi siamo in compagnia di paesi come Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, poco sotto c'è la Francia, la Svezia. Cioè, la cosa che dovrebbe, su cui tutti dovrebbero interrogarsi, di cui invece nessuno parla, è: ma come è possibile che i paesi più ricchi del mondo, più potenti, più organizzati, con il migliore sistema sanitario del mondo, siamo allo stesso livello, dal più al meno, con differenza di poche decine di morti su varie centinaia, quindi in percentuale di differenza minima, allo stesso livello di paesi come la Bolivia, l'Ecuador, il Messico, l'Argentina, che pur con, avendo una grande tradizione, in questo momento è un paese allo sbando totale. Il Perù, che io amo con tutto il mio cuore, è la mia seconda patria, ci vado da 15 anni come visiting professor, però proprio per questo so anche come è fatto. Pensate che quando è iniziata l'epidemia, in tutta Lima, che è una città di 10 milioni di abitanti, c'erano in tutto 75 posti di terapia intensiva. È un paese dove non è possibile fare, ci hanno provato, ma non è possibile fare prevenzione più di tanto, perché pensate, la metà degli abitanti del Perù non ha neanche il frigorifero, perché tanto non gli serve, perché non sono in grado di fare la spesa per più di un giorno, si guadagna da vivere giorno per giorno, quindi non li potete chiudere in casa perché muoiono di fame. Ma non è così solo in Perù, evidentemente, in tutti questi paesi. Com'è possibile che siamo praticamente allo stesso livello di questi paesi? Addirittura il Brasile di Bolsonaro, che è un personaggio indubbiamente impresentabile e che abbiamo criticato e addirittura deriso tanto, ma siamo lì. E guardate che fino a fine agosto il Brasile aveva meno morti per milione dell'Italia. Fino a fine agosto l'Italia era addirittura il peggior paese al mondo dopo il Belgio, a pari merito con la Spagna. E adesso, tra l'altro, stiamo rimontando in questa classifica dell'orrore, perché adesso da noi sta venendo l'inverno e là sta venendo l'estate, perché questi paesi sono nell'emisfero sud, quindi erano svantaggiati perché erano in pieno inverno. No. I contagi sono scesi moltissimo, lo vedete qui, i nuovi casi sono molto inferiori. Ora uno può dire sì, questi paesi sono disorganizzati, sottostima nel numero, probabilmente è vero, ma di quanto però? Potranno essere i morti, potranno essere il doppio? Il triplo già non ci credo, insomma, se il Perù denuncia 34.000 morti, vi assicuro che non possono essere 100.000, potranno essere 60.000, 70, 80, ma più di 100.000 assolutamente no. E non possiamo certo consolarci col fatto che abbiamo fatto due o tre volte meglio del Perù, noi dovremmo fare 20, 30, 50, 80, 100 volte meglio di questi paesi. E questo diventa veramente agghiacciante il confronto quando andiamo a vedere, perché uno dice ma no, come si fa, eccetera. Ebbene, il problema è che c'è chi invece ha davvero fatto 100 volte meglio di questi paesi, e ahimè anche di noi. Andate a vedere, qui l'abbiamo messa alla rovescia. Ora, chiaramente qui ci sono molti stati che denunciano addirittura zero morti, e probabilmente anche vero, ma non fanno testo perché sono stati isola microscopici. È ovvio che un'isola in mezzo all'oceano è facile da difendere. Poi ci sono alcuni paesi che, ovviamente, con tutto il rispetto, è chiaro che i dati non sono attendibili, perché sono paesi, insomma, dove probabilmente i morti non li denunciano perché non sono in grado di contarli. Ma se andiamo giù e vediamo il primo paese serio, cioè grande e affidabile, che troviamo, Taiwan. Taiwan ha, scusate, guardiamo anche la popolazione. Taiwan ha 23 milioni di abitanti e ha 7 morti. 7 morti e 23 milioni di abitanti. E tra l'altro ha una densità altissima di popolazione. È come se tutto il nord Italia fosse nella Sicilia.
concentrato tutto nella Sicilia. Poi, vabbè, qui ci sono alcuni altri un po' meno affidabili, ma troviamo ben presto la Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, 25 morti su 5 milioni di abitanti. La Corea del Sud, l'unico paese di cui si è parlato in questo periodo, 462 morti su 51 milioni, quasi come l'Italia. Dovremmo averne poco più di 500, ne abbiamo 37.000. Cioè, a questo punto vi faccio vedere, senza torniamo alla cosa dove vi ho fatto un piccolo riassunto, e guardate la diapositiva seguente, dove facciamo un confronto ieri in Italia e ieri in questi quattro paesi che sono i migliori in assoluto, almeno per quanto riguarda i contagi attuali e morti attuali. L'Australia era all'inizio anche proprio in assoluto tra i migliori, poi gli è sfuggito un focolaio a Melbourne che ha fatto 800 morti, però era solo circoscritto a Melbourne e l'hanno comunque già spento. Guardate un po', ieri in Italia 24.991, cioè praticamente 25.000 e 200 morti, oltre 200 morti. In questi paesi che messi insieme hanno la stessa popolazione dell'Italia, con praticamente identica, appena 150.000 abitanti di differenza, loro ne avevano 23, noi ne avevamo 25.000, zero morti e noi 205. Cioè, qui stiamo parlando non di una differenza, ma di un abisso. Rispetto a Taiwan, addirittura noi abbiamo fatto 2.000 volte peggio. Rispetto a Nuova Zelanda e Singapore, 125 volte peggio, e rispetto all'Australia comunque 20 volte peggio in ogni caso, per quanto riguarda i morti totali. Poi per quanto riguarda la situazione attuale, tra l'altro questo, vorrei anche dire una cosa sul linguaggio, poi su questo vorrei anche appunto sentire poi Davide per quanto riguarda un po' un'analisi anche della comunicazione da parte dei mass media, perché veramente qui anche il modo di parlare di seconda ondata, di picco, eccetera, è veramente fuorviante, perché si parla, cioè questi termini danno l'idea che queste siano delle entità che hanno un'esistenza autonoma. Ma come, non so, il picco come fosse il Gran Premio della Montagna al Giro d'Italia, no? Che dobbiamo arrivarci, è lì, dobbiamo arrivarci, e quando avremo finito di scalarlo finalmente inizia la discesa. Non è così, il picco ce lo creiamo noi, ci sarà o non ci sarà a seconda del fatto che i contagi ci sfuggono di mano e poi riusciamo a riprenderli, perché se no non c'è picco, continua la salita senza fine, oppure riusciamo a metterli sotto controllo. Seconda ondata non è altro che un nome, è un altro modo di dire aumento dei contagi, ma usare questa terminologia invece dà l'idea che sia come uno tsunami, che una volta che si genera il terremoto arriva, lo sappiamo, arriva una serie di ondate, non possiamo farci nulla, possiamo solo cercare di resistere al meglio, ma l'ondata non la possiamo evitare. Non è così, questi paesi l'hanno evitata. La seconda ondata in Nuova Zelanda c'è stata una piccola ripresa di contagi, ma sapete qual è stato il picco? 14 contagi al giorno. E questo sapete perché? Perché cioè, poi adesso vi dico ancora anche una parola sulle strategie usate, ma al di là delle strategie c'è anche un problema proprio, direi, morale, nel senso che queste, cioè, guardate per esempio uno dei pochissimi articoli, una cosa incredibile che nessuno ne parla, adesso comincia a uscire qualcosa, ma in 8 mesi questi paesi non sono praticamente mai stati nominati, tranne quando qualcosa andrà storto. Ma guardate, cioè, Nuova Zelanda torna l'incubo virus, 2 nuovi contagi in un paese che non ne aveva da un mese, ne aveva 0, e l'incubo, no? Poi ovviamente uno va a vedere l'articolo e dice le cose come stanno, ma no, il titolo punta subito sul negativo, sull'apocalisse, eccetera. Queste cose non sono innocenti. Però detto questo, guardate un po' invece questa straordinaria donna, che oltretutto, anche questo è incredibile, questa è una donna, mamma, eletta premier a 35 anni, quindi giovanissima, dovrebbe essere un'icona mondiale, eppure
pur di non ammettere che noi abbiamo sbagliato e che il modello sono loro e non noi, non se ne parla praticamente, nessuno ne parla. Ma guardate che cosa dice, qui non è che sono state due straniere che erano, si erano ammalate in patria, non in Nuova Zelanda, sono arrivate lì, le hanno bloccate e poi per una svista le hanno permesso di girare rischiando di contagiare altri. E cosa fa? Va in TV e dice... è un fallimento inaccettabile per il sistema, cioè ci siamo fatti scappare due contagiati per giunti, si sono contagiati all'estero e questo è già inaccettabile. E invece fate un paragone con quello che dicono, con il continuo autogiustificarsi di casa nostra e uno capisce perché parte tutto da lì. Ecco, detto questo, però c'è anche, e con questo concludo con questo e poi chiedo ai nostri ospiti di commentare un po' questa vicenda, le strategie sono diverse, non tutti questi paesi hanno scelto lo stesso sistema e si vede anche dai dati che vi faccio vedere, di nuovo, tornando su, ecco, qui noi vediamo chiaramente che evidentemente, come sappiamo, Corea del Sud e Giappone hanno puntato soprattutto sul tracciamento dei contagi, mentre Taiwan, tutti questi paesi hanno fatto almeno due delle seguenti tre cose che in Italia non sono state fatte. Chiusura immediata delle frontiere, immediata e rigorosa, che non vuol dire solo controllare appunto i voli, no? Come diceva giustamente prima Davide, che qui si stava a discutere, ma dobbiamo controllare solo i voli diretti o non diretti. Questi paesi, ma guardate che non sono solo questi, perché vorrei anche, qui adesso ho messo questi, perché ma anche c'è tutta la parte dei paesi nordici e dell'Europa dell'Est e dei Balcani, che nella prima fase avevano fatto quasi come loro. Perfino la Grecia, che è un paese allo sfascio, aveva 200 morti e zero contagi. Poi questi hanno commesso purtroppo l'errore di aprire al turismo internazionale e questo ha fatto ripartire i contagi. Ma questo non toglie che comunque avessero nella prima fase quasi azzerato il virus, quasi come i paesi dell'Asia e Oceania, e anche di loro non ne parlava nessuno. Per esempio la Lituania aveva zero contagi e 81 morti a luglio, poi appunto anche lì un po' di rilassamento eccessivo, adesso ne hanno qualche centinaio di contagi, ma comunque niente di paragonabile a noi. Come è stato ottenuto questo? Con una chiusura immediata delle frontiere, e chiusura delle frontiere, me l'ha detto una mia amica lituana, vuole dire non entra più nessuno fino a nuovo ordine, neanche i lituani che sono all'estero. Taiwan ha fatto lo stesso, anche perché conoscono bene i cinesi, quindi ovviamente questa non è una strategia, ma tutti questi più o meno l'hanno fatta, e questo ha permesso di ridurre i focolai iniziali. Secondo, il tracciamento dei contagi, come diceva il professor Pugliese, che vuol dire tamponi su vasta scala e vuol dire anche l'uso dell'app. Infine il lockdown, che non tutti hanno scelto di fare, ma chi l'ha fatto? L'ha fatto davvero, perché qui l'altra cosa che dobbiamo dire chiaramente è che in Italia il lockdown non c'è mai stato. Quello che noi abbiamo fatto è stato un semi-lockdown che nel momento di massima chiusura del paese, secondo il quotidiano La Stampa, che ha fatto una stima, lavoravano e quindi circolavano liberamente 9,4 milioni di persone, cioè praticamente un sesto della popolazione che girava liberamente. È ovvio che i contagi faticassero a scendere, quello che invece è assurdo è che il governo se la prendesse per il fatto che i contagi non scendevano con quelle poche migliaia di persone che non rispettavano le regole, quando c'erano 10 milioni che erano in giro rispettandole. Quindi il problema non è rispettare le regole, è cambiarle, perché evidentemente non funzionano. Il lockdown vero vuol dire stanno aperti supermercati e farmacie e si esce di casa solo per fare la spesa. L'hanno fatto i cinesi, uno dice ma la Cina è una dittatura, ok, l'hanno fatto anche in Nuova Zelanda, la Nuova Zelanda non è una dittatura, è una democrazia molto avanzata, molto efficiente, e non sono morti di fame, perché se uno lo fa in questo modo funziona,
in 2 o 3 settimane il virus era azzerato. Dovunque l'hanno fatto, ha funzionato in Cina, in Grecia, in Lituania, in Nuova Zelanda, quindi senza in posti diversissimi da tutti i punti di vista, come clima, come organizzazione sociale, come numero, densità di popolazione. È ovvio, perché se il massimo tempo di incubazione è 2 settimane, è chiaro che se io blocco davvero tutti i contatti per più di 2 settimane, lo zero. Però bisogna avere anche la credibilità di farlo. Invece qui si è fatto tutto a pezzettini, sempre rincorrendo gli eventi anziché anticiparli, e soprattutto beandoci di questa assurda idea del modello Italia e del fatto che l'OMS ci indicasse come modello per tutti, e seguendo le strategie che l'OMS ha consigliato, perché, come ha detto di nuovo giustamente il professor Pugliese, è stato l'OMS che ha detto che i tamponi a tappeto non servivano, di farli solo ai sintomatici, ed è stata l'OMS che ha detto che chiudere le frontiere non serviva a niente. Avete visto alla faccia se serviva, l'avete visto, l'avessimo fatto ci saremmo salvati anche noi. Ora, per concludere, però prima di voglio concluderò facendovi vedere una cosa veramente incredibile. In questo momento, secondo me, per come siamo messi in Italia, ci sono solo 2 strade. O accettiamo che la situazione è questa e quindi conviviamo col virus cercando di minimizzare tutte queste vessazioni che non servono praticamente a nulla, come chiudere i ristoranti alle 6 di sera, il coprifuoco. Cosa serve il coprifuoco alla gente? Il coprifuoco serve quando c'è la guerra per impedire che uno approfitti della notte per fare un'azione militare ostile. Il virus non si trasmette quando la gente dorme, si trasmette di giorno, e il luogo in cui si trasmette di più è il luogo di lavoro. Non c'è balle, è inutile raccontarsi storie. Invece il governo non ha il coraggio di prendere il toro per le corna e di dire chiudiamo tutto per un paio di settimane, 2 o 3 settimane, e poi ritorniamo a una vita normale, e invece continua con questa cosa e continua a colpevolizzare la gente, perché continuare a ripetere è importante rispettare le regole vuol dire implicitamente che le regole non le stiamo rispettando. Ma scusate, avete mai visto nella vostra vita gli italiani rispettare di più di adesso le regole? Ma è una cosa, cioè, io non ne ho mai visti così disciplinati. Se non funziona, perché sono le regole che non funzionano, e del resto è ovvio, perché comunque la mascherina aiuta, la distanza la distanza di sicurezza, perché la distanza sociale è quella fra ricchi e poveri, per favore cerchiamo almeno di evitare di imbarbarire pure la lingua con espressioni insensate, la distanza di sicurezza, la mascherina, l'igiene aiutano, ma nessuno ha mai fermato un virus aereo solo con questi provvedimenti. Se bastasse questo non esisterebbero più le epidemie sulla faccia della terra, perché anche il più povero dei paesi è in grado di distribuire mascherine e disinfettante per le mani. Questo aiuta, ma funziona solo se è fatto in combinazione con altre cose, no? Come è stato fatto per esempio appunto in Corea, in Giappone, in parte anche in Australia, abbinato al tracciamento dei contagi. E su questo c'è la vicenda incredibile dell'app Immuni, che è qualcosa al di là del bene e del male, uno scandalo nello scandalo, perché giustamente, diceva il professor Pugliese, noi abbiamo avuto l'occasione a giugno. È già stato incredibile che da noi è arrivata a giugno. Pensate che in Perù, che è uno dei paesi più inefficienti del mondo, ce l'avevano a marzo. E del resto è ovvio, bastava comprarla. Perché abbiamo è arrivata tale? Perché ce la siamo voluta fare noi. Bastava comprare quella della Corea, era già fatta, no? Comunque ce l'avevamo a giugno. Ed era il momento giusto, perché i contagi erano al minimo storico, 200 al giorno circa. Il governo ha avuto un soprassalto di garantismo e ha detto, beh, no, però non è obbligatoria, la lasciamo alla vostra buona volontà. Che se c'era una volta che davvero valeva la pena di mettere da parte la privacy, era proprio quella, perché è ovvio che questo funziona solo se lo usano tutti. E è ovvio che lo useranno tutti solo se viene reso obbligatorio. Non è stato fatto, abbiamo perso il momento e ormai Immuni è da rottamare, perché anche se domani venisse reso obbligatoria, nessuno è in grado di gestire 20.000 contagi al giorno, che poi sono già di più tra l'altro. Concludo appunto facendo vedere questa cosa incredibile. Allora, l'OMS, abbiamo detto, ha delle gravi responsabilità in tutto questo, ma
Perché? Perché continua a indicare come modello l'Italia, che è uno dei peggiori paesi al mondo, purtroppo, e non parla mai di questi paesi? Beh, forse ci aiuta un'occhiatina a questa cartina. Cerchiamo un po'. Ecco, questo è Taiwan, eh? Il paese che ha fatto meglio di tutti al mondo. Guardiamo un po' cosa... ecco qua. Allora, allarghiamo la mappa. Vediamo qua. Vedete questa, eh? Non c'è trucco, non c'è inganno. Taiwan è quella. Facciamo clip e cosa viene? Cina! Sul sito ufficiale dell'OMS Taiwan non esiste, è considerato parte integrante della Cina. Cioè, questa è veramente una cosa che io ogni volta che la vedo fatico a crederci, però è così. E, beh, sappiamo che la Cina considera Taiwan parte integrante della Cina, ma qui, non, al di là di quello che uno pensa delle pretese politiche della Cina, è evidente che questa è una mappa scientifica. Comunque Taiwan ha agito in modo indipendente dalla Cina, quindi dobbiamo considerarla indipendente. E poi non è uno stato qualunque, è quello che ha fatto meglio di tutti al mondo. Del resto, l'autorità palestinese, che non è riconosciuta neanche questa da tutti come uno stato, anzi è molto più controversa, nella mappa dell'OMS è giustamente considerata come un'entità indipendente. Adesso, allora, perché solo Taiwan no? Beh, perché Taiwan, e guarda caso, Taiwan, Nuova Zelanda e Australia sono da molto tempo i critici più accaniti dell'attuale gestione dell'OMS. È una sciocca ripicca che però sta costando al mondo migliaia di morti, perché per un fatto proprio così, di puro, veramente una ripicca, non vedo altro ragione. E non si vuole indicare al mondo il modello giusto e si indica quello sbagliato. Adesso, ecco, ripasso la palla, ho detto quello che volevo dire e commentate pure liberamente quanto ho cercato di presentare adesso. Ne vale la pena, perché queste cose non ne parla mai nessuno, parliamone almeno noi. Prego, Davide e poi il professore. Io volevo dire una cosa sulla prima parte che appunto il professor Musso ha intrato. Allora, secondo me in Italia si è fatta una scelta comunicativa abbastanza, ma questo poi anche gli altri stati europei, ma meno. Infatti non vediamo in Francia, nonostante la situazione dei contagi sia peggiore della nostra, comunque un livello di isteria come quello italiano. Allora, secondo me si è scelta la strategia dell'alieno, ovvero sono sbarcati gli alieni. Cosa facciamo? Non lo sappiamo, perché è un evento che non è mai stato programmato. Quindi, non essendo mai stato programmato, va bene tutto. Qua la stampa, parlo della stampa italiana, che secondo me da un punto di vista scientifico e cronacistico ha fatto un buon lavoro, ma ha scelto una retorica di guerra. Infatti le cronache molto spesso sembra di leggere le cronache di guerra della prima guerra mondiale, quando, non so, morivano 300.000 persone per conquistare due colline sul Carso. Perché questa enfatizzazione permetteva, insomma, di nascondere un po' l'incertezza di determinate strategie. E questa retorica è sfuggita di mano, perché ha consegnato, secondo me, al mondo della politica l'eccezionalità di vivere in una situazione di emergenza incontrollata, dove ormai l'unica ricetta applicabile è lockdown, senza fare nessun tipo di ragionamento su quanto può costare in termini economici o in maniera indiretta, come ha spiegato prima il professor Pugliese, per quanto riguarda le altre patologie che non vengono curate, perché quello che abbiamo capito ormai di questa malattia, che è un grande problema di tipo organizzativo sanitario, non è un problema di letalità, ovvero certo ci sono i morti, non bisogna fare i cinici, però quando andiamo a fare un'analisi dei dati attenta capiamo che le problematiche stanno altrove. Allora, finché non si trova
delle armi per sconfiggere questo nemico, ovvero delle cure efficaci o delle forme di prevenzione come possono essere i vaccini stessi, e speriamo di esserci molto vicino, l'unico strumento che tu hai è l'organizzazione. E l'organizzazione parte da che cosa? Da valutare le situazioni puntuali, avere una strategia per poterle risolvere, e quindi si riparte da dove? Dal monitoraggio, da prendere le scelte giuste al momento giusto. Prima il professore ha detto una grande cosa, secondo me, mi permetto di esprimere questo parere, sulla sua esperienza nella RSA. La RSA è un sistema chiuso, quindi tu, chiudendo le RSA, hai un monitoraggio efficace di chi entra e chi esce, e quindi da come può circolare il virus, che è la stessa cosa che bisognava fare nel finto lockdown, in cui comunque 8 milioni di persone circolavano, quindi andare a vedere dove c'erano i cluster sensibili, non fare poi l'apertura delle scuole su dei bar, su dei dati un po' così, dicendo no, nella scuola il virus rimane fuori, non si capisce per quale motivo non si possa fare un'indagine su tutte le dinamiche del mondo della scuola, perché abbiamo capito che i licei funzionano un po' diverso, per esempio dalle scuole elementari, dove ce l'hai nei quartieri e quindi i genitori accompagnano loro i bambini a scuola e non devi prendere magari un mezzo pubblico per andare al liceo nell'altra parte della città. Ecco, questa è la strategia che hanno adottato in maniera efficace, per esempio, gli stati come Taiwan. Chiudo le frontiere. Rendi il tuo stato un sistema chiuso. E allora da un sistema chiuso hai un numero finito di individui da considerare e quindi da lì puoi partire facendo un discorso quantitativo di quanto puoi controllare e non controllare. Poi ovviamente, siccome questo è un discorso che andiamo alle origini della politica, ovvero il saper programmare e tradurre poi questa visione che tu hai organizzativa in atto amministrativo, quindi in organizzazione puntuale, siccome questo sistema, ed è per questo che l'Italia non è un modello, non siamo riusciti a implementarlo in questi mesi, allora si cerca di aggirare l'ostacolo con delle strategie comunicative per scaricarsi le proprie responsabilità. Infatti una delle percezioni, e qua concludo, degli ultimi 8 mesi è che nella prima parte era colpa delle regioni. Le regioni gli abbiamo dato la sanità, hanno fallito tutti, nessun modello va bene, è colpa tua, è colpa mia, non importa che hai, come se le regioni da sole dicevano ma sì dai facciamoci qualche focolaio in casa perché facciamo il gioco dell'epidemia. Adesso diventa, è colpa del cittadino, sei andato al bar, non dovevi andare, ma è aperto, no? Non ci devi andare. Cioè, anche qua viene fuori il problema che è quello delle scelte e della politica. Io, da come ho visto in questi 8 mesi, poi ovviamente è un mio parere, non è ovviamente vincolante, però che qua noi stiamo vivendo non un'emergenza umanitaria, non un'apocalisse, ma una crisi di sistema, di modello, che l'Europa, perché comunque nella stessa situazione dell'Italia ci sono anche altri, molti altri stati europei, non sappiamo più programmare, non sappiamo più gestire con delle visioni di futuro, perché l'unica strategia fattibile che tu hai finché non arriveranno le armi, ovvero le cure e i vaccini, e tu l'unica cosa che puoi fare è questo tipo di strategia, non ce ne sono delle altre. Oppure si fa una scelta, come diceva prima il professore, che secondo me non è neanche così sbagliata, a dire si va avanti con tutto aperto, si cerca di temporizzare perché comunque il virus deve fare il suo corso. Ecco, prima di dare la parola al professor Pugliese, però volevo chiederti ancora una cosa, perché io sono d'accordo sicuramente, e magari poi anche ci torniamo su questa cosa del linguaggio bellico, che secondo me non è del tutto casuale, ci sono delle motivazioni, ma l'altra cosa che io rimprovero ai giornali è il fatto che non fanno quello che hai fatto tu invece, se la laurea in fisica si vede, cioè tu facevi subito dei discorsi quantitativi e rigorosi. Ma invece i nostri mass media fanno sempre esclusivamente discorsi
generici e non fanno mai riferimento a dati quantitativi. E in particolare, oltre al fatto che è incredibile, veramente, che la storia di Taiwan sul sito dell'OMS è veramente incredibile, ed è incredibile ancora di più che nessun giornale l'abbia denunciato. Ma questo però mi sembra che è la prova del 9 del fatto che la maggior parte, direi la stragrande maggioranza dei giornalisti, i dati non li va proprio a cercare, perché se l'avessero fatto si sarebbero accorti evidentemente di questo fatto incredibile di Taiwan e almeno qualcuno l'avrebbe denunciato. Se nessuno l'ha fatto è perché nessuno è andato a vederli i dati veri dell'OMS, discutono solo sulle dichiarazioni e non sui dati. E questo però è molto grave, perché in questo caso purtroppo quello che è successo, ed è vero che tutta l'Europa occidentale è messa come noi, ma questo perché appunto perché ci siamo essenzialmente perché ci siamo fidati dell'OMS e gli altri paesi ci hanno seguito, che normalmente figuriamoci, ma chi, cioè, quando mai ci hanno preso a modello negli ultimi 50 anni? E questa volta l'hanno fatto perché gliel'ha detto l'OMS, e allora bisogna... Però se uno andasse a vedere i dati si renderebbe conto che i dati dell'OMS smentiscono le politiche suggerite dall'OMS, perché anche in Italia infatti l'unico provvedimento davvero efficace che è stato preso è stato in Veneto, grazie al coraggio del governatore Zaia e alla saggezza del professor Crisanti, che è l'unico vero esperto di virus tra tutti quelli che sono stati considerati tali dalle autorità. Hanno fatto i tamponi a tappeto, e anche se questo da solo non bastava, ha comunque ottenuto un effetto notevole, perché il Veneto ha in proporzione alla popolazione un quinto dei morti della Lombardia, nonostante che all'inizio fosse partito in una situazione che non era molto migliore. Allora, intanto in un paese normale il governo la prima cosa che farebbe sarebbe, anche se prima non ha capito, a questo punto prende il professor Crisanti e lo nomina consulente unico del governo, invece manco a parlarne. Ma al di là di questo, comunque rendersi conto che i dati dimostrano che il suggerimento dell'OMS di non fare tamponi a tappeto è sbagliato, questo doveva pur venire fuori, sta venendo fuori adesso, dopo 8 mesi, ma com'è possibile? Cioè, il fatto è che appunto purtroppo i mass media non mi sembra che non guardino, ma non solo da oggi, da molto tempo ormai non guardano più i numeri e commentano solo le dichiarazioni, e quando queste sono infondate sostanzialmente commentano una realtà alternativa che non serve a nulla. So, che dici? Visto che tu, allora, invece io, i dati li guardi. Sì, io vorrei risponderti su questa cosa qua della stampa. Perché secondo me, allora, intanto io mi definisco un panda, perché sono uno dei pochi, noi abbiamo come giornalisti, oltre a essere iscritti all'ordine professionale, abbiamo anche delle associazioni di categoria. Io sono uno dei pochi iscritto a questa, all'Unione Giornalisti Scientifici Italiani. Siamo un po' siamo sotto tutela del WWF come panda. Perché? Perché l'epidemia, oltre al discorso politico, organizzativo, sanitario, eccetera, eccetera, che effetto sta facendo? Sta mettendo anche in crisi molti modelli di lavorare, di apprendere, di fare le cose, e anche quello della stampa, per il semplice fatto, come si chiama, da un punto di vista squisitamente tecnico, il passaggio da copia cartacea a copia online, perché in questo momento magari sei chiuso in casa, non vuoi scendere all'edicola. Ecco, faccio un esempio, un processo che era già in corso. La stampa italiana, secondo me, ma è un problema di tutta la stampa europea, si è crogiolata, secondo me, nell'ultimo secolo, su una preparazione squisitamente umanistica, in cui, oltre alla preparazione squisitamente umanistica, c'è anche un periodo, secondo me, che va dagli anni 50, anzi, forse va da prima della Seconda Guerra Mondiale, fino agli anni 70-80, che il giornalismo era molto spesso anche impegno politico. Quindi questo ha fatto sì che in questo momento di crisi, di emergenze di tutti, il modello di stampa è quello, e quindi si è più attenti
non ai dati e a interpretare i dati avendo negli strumenti per poterlo fare, ma è anche un problema che la notizia di carattere magari politico o parapolitico, passatemi il termine, vale di più magari della verifica puntuale su un certo tipo di interpretazione dei dati di modello sanitario, anche perché poi molte volte quando tu adesso parli con scienziati, cioè è anche difficile mediarne la comunicazione molte volte, perché magari sono degli scienziati straordinari, ma loro stessi sono dei pessimi comunicatori. E quindi l'intermediazione che tu fai magari ne amplifichi alcuni degli errori e non metti magari bene in luce qual è l'aspetto più importante. Quindi uno degli effetti dell'epidemia sul mondo della stampa, secondo me, ha messo in luce un'impostazione molto antiquata che già pagava, secondo me, molto dazio nei confronti dell'innovazione tecnologica, soprattutto da quando non si può più separare, pensare alla tecnologia subordinata alla scienza. E quindi questa cosa qua è un altro dei modelli che è andato indubbiamente in crisi. E quindi che cosa succede? Succede che poi in questo minestrone è venuta fuori la retorica di guerra, perché è molto semplificativa se ci pensiamo. Purtroppo è l'esatto opposto del metodo scientifico, che invece presuppone non armiamoci e stiamo uniti, invece discutiamo. Che dice il professor Pugliese, un suo commento su questo, e in particolare anche proprio sul ruolo della OMS, oltre che ovviamente anche su qualunque altra cosa voglia intervenire. Tanto dico che è molto interessante l'ultimo aspetto che è stato trattato sulla comunicazione e sulla stampa. Ah, sicuramente. È stato anche molto buono a dirla come l'ha detto, cioè molto, diciamo, moderato, perché la realtà è che oggi viviamo in un contesto in cui non è casuale che le cose avvengano così, in cui la questione preponderante rispetto all'oggetto di studio è che magari non viene guardato come andrebbe guardato, perché la cosa preponderante è un certo tornaconto, chiamiamolo così, perché uno con la coda dell'occhio guarda sempre il tornaconto, poi c'è l'oggetto, e nella politica e nella comunicazione non si sono separati questi due aspetti, come già è stato espresso, e la questione del tornaconto spesso è un peso, nel senso, ma vale anche per la scienza. Molti dei cosiddetti scienziati, perché alcuni sono anche bravi, fuori, dopo, dietro, dove sono, dove lavorano di fatto, ma quando entrano in questo circuito, che è il circuito che ha costruito questo, che io dicevo, questo spettacolo di guerra appunto, all'interno di questo spettacolo ognuno è attento a un certo tornaconto e nasce questa separazione, per cui io non posso dire con libertà, devo difendere la sinistra, la destra, le chiamo così per dire ci sono tornaconti che si contendono, va bene? E ognuno ha sempre con la coda dell'occhio questi tornaconti che diventano perlomeno un ostacolo, perlomeno un disturbo nella, diciamo, libertà di sguardo. E questo è un problema della comunicazione che si è palesato fortemente. Tant'è vero che gli scienziati, io avevo un problema, dicevo, ma cos'è la scienza? La state manifestando? Cos'è la scienza? La scienza, ho sempre detto, è un patrimonio che abbiamo ed è un modello, va bene, ma questo viene sprecato. La scienza non è un libro, la scienza è un patrimonio, ma è l'osservazione libera e vera dell'oggetto che ti riempie di domande. Le domande cercano risposta. E allora tu usi gli strumenti. Io non ero un esperto, per cui cosa ho fatto se avevo domande? Ho riunito degli amici che erano esperti. Questa è una metodologia. Mi aspettavo che il governo centrale, che riunissero, ma li riunissero assieme, non separatamente. Perché se tu riunisci il virologo, l'epidemiologo, lo statistico, l'infettivologo assieme, le domande si amplificano e l'oggettività della risposta, la domanda viene accolta, amplificata e si restringe il tiro
e l'esperienza di ciascuno su quello. Invece se l'ho imparato lavorando in ospedale, dico, se invece chiedi la consulenza, ognuno scrive il suo pezzo, ma poi lo sguardo sintetico sul paziente, su quel fenomeno, non c'è più. Invece bisogna proprio essere legati assieme a questo. Allora questo è avvenuto, che gli scienziati dovevano dare, ancora oggi è palese, ci sono alcuni che sono i rappresentanti del governo e di fatto devono rappresentare questo aspetto così come viene posto. Di fatto non mi sembra che abbiano questa libertà. Quindi c'è un dato che ha mortificato la scienza in questo momento e che ha mortificato la politica, ma da tutte le parti, mica dico che ci sia quello, è mortificata. Perché? Perché è caduta proprio la capacità di uno sguardo sulla realtà che ti provoca la realtà e ti fa porre delle domande a cui e cerchi delle risposte. In tutta l'analisi che ha fatto, certo, bisogna guardare la realtà per cercare domande. Uno dice, ma perché Taiwan è così? Ed è chiaro perché è così. Si è sempre difeso dalla Cina, sapeva da dove arrivavano le infezioni, si è organizzata bene. E la prova della capacità organizzativa è il risultato. La Corea del Sud e anche il Giappone, che sono lì e ce l'hanno di fianco, è chiaro che si organizzano. Non si fidano e precorrono i tempi, anticipano, non stanno fino all'ultima parte, perché sanno cosa gli viene detto. Anche noi ci è stato detto all'inizio tutte le cose possibili e immaginabili. E il pensiero sul chiudere i confini, o anche chiudere i voli, si offenderanno? Ma scusa, è un problema di epidemia, è il mondo che ne ha bisogno, non è un problema di offesa, è chiaro. E poi il fatto che io ho letto qualche articolo sul fatto che l'OMS ha cancellato Taiwan e ha messo la Cina, perché è la prospettiva della Cina. Il piano politico della Cina dopo Hong Kong è Taiwan, questo lo sanno tutti, anche i sordi, basta guardare la realtà e come si muove, e basta guardare come pian piano nella geopolitica mondiale, basta guardarle, alcune cose vengono, si capiscono, insomma, no? Quindi si capisce se tu guardi questo, guardi l'OMS, il presidente, sai che l'ho messo lì perché poi ti documenti un attimino e capisci perché è andato lì, ha detto ma no, ma che infezione, non passa nemmeno da, non è nemmeno da uomo a uomo, no? Nessuno si è posto la domanda da dove arriva quel tipo di pipistrello, viva a 3.000 km di distanza da Wuhan, in una grotta, non è di Wuhan, e anche se ne portano un po' perché li consumano dal punto di vista alimentare, è difficile che generino quel gran casino. Quindi non sono nemmeno io complottista, devo dire la verità, ma i virologi che studiano veramente il virus, alcune questioni le hanno capite, dicono che comunque non è improbabile, non che sia stata costruita un'arma, ma si lavora sui virus, sapete come si lavora nei laboratori sui virus? Si fanno dei passaggi in modo tale da capire se si possono dominarle, se si possono tagliare dei pezzi di genoma. Questa è una cosa che fanno. L'H1N1 è venuto dalla Russia, non perché voleva invaderci, perché nel lavoro che è avvenuto. E anche questo sarà successo probabilmente così, ma non perché volevano costruire un'arma e ce la volevano buttare. Perché se manovri i virus può succedere se non hai alcune garanzie assolute. Non lo so se poi è venuto così, ma alcuni virologi di chiara fama, non quelli che vediamo di solito, questo ho letto degli articoli, questo è una sul lavoro sul genoma, questa è una cosa possibile. Quindi, ma senza, ripeto, fare, e concludo, senza poter fare questioni di complottistiche. Allora, l'OMS in questo momento si comporta da un certo punto di vista come una struttura che ha delle alleanze e le persegue. L'Occidente, che fa la narrazione, e l'Italia in particolare, quanto tutti dicono che siamo stati molto bravi, non ha interesse a fare il confronto con la Corea del Sud, col Giappone, con Taiwan, con l'Australia, non ce l'ha. E non lo prende nemmeno in considerazione, e non lo prende nemmeno la stampa in considerazione, perché vorrebbe dire oggettivamente fare un'analisi della situazione, che ho detto, se tu non fai un'analisi del primo tratto fino a giugno, non lo guardi,
Non cerchi di capire se qualcosa è andato scorso, è andato storto, se qualcosa non l'hai fatto. Non è per accusare che lo dico, ma per necessità che bisogna fare un'analisi. Questo, anche questo avevo scritto a suo tempo. Dico, fate un'analisi, guardate e magari si può scoprire che bisogna portare delle correzioni. E quindi non perdiamo il tempo da giugno a settembre a cincischiare invece di fare delle azioni operative importanti e serie, lasciando che la situazione, perché poi il virus è così, sono 200, ma ha bisogno di una massa critica. L'ha avuto in Cina, l'ha avuto bisogno in Italia perché ha circolato fino a febbraio e nessuno è venuto in mente quando il problema si è posto che tutti i casi, visto che era febbraio e l'influenza normale era già in corso ed era verso la coda, dico, nessuno si è posto il problema che noi avremmo dovuto cercare e tampone tutti i pazienti sintomatici con polmonite che stavano aumentando. A Codogno i miei amici medici, vediamo un sacco di polmoniti, mi dicevano, nei vari ospedali periferici. E beh, è l'influenza. Come? Stiamo aspettando un'epidemia? Grazie a Dio che una lo ha fatto, perché si è posta la domanda ed è stata sgridata dal Presidente del Consiglio che l'ha fatto in ritardo. Il primo medico che l'ha fatta a Codogno, la dottoressa, si è posto il problema di una polmonite che non guariva in un giovane e gli ha fatto il tampone ed è venuto positivo. Ma nessuno gli aveva detto che bisognava fare il tampone. Capite? I medici, diciamo, li hanno sannati perché erano in prima linea, ma io li ho considerati come soldati mandati all'attacco senza strumenti e li hanno anche minacciati, se volete sapere la verità. Va bene? Le istituzioni, tant'è vero che volevo fare un incontro su, adesso siamo ancora in ballo, l'avevo detto, Musso, su rapporti durante una pandemia tra istituzioni e professionisti in prima linea. Quali sono e i conflitti generati? Perché ci sono, perché bisogna proteggersi anche da queste cose e metterla a tema. Perché questo è un tema importante di che cosa genera una visione e un approccio di tipo di guerra. L'approccio di guerra è tipico, no? Diventa autoritario per forza. I soldati devono obbedire, punto e basta, non devono parlare. Ma se tu ti precludi la possibilità che chi in prima linea ti dia informazioni sull'oggetto in studio, tu non potrai nemmeno affrontarlo. Sono una necessità. L'osservazione di chi è in prima linea è una necessità. È una necessità per chi ha il potere, ma non solo il potere, ma il dovere di gestire e di organizzare, altrimenti organizzi in modo astratto e questa è un'altra cosa che è avvenuta, si organizzava in modo del tutto teorico, senza tener conto della realtà per com'era, perché la realtà a un suo volto e si presenta col suo volto e adesso per esempio il volto di oggi è che l'organizzazione che abbiamo ci impedisce anche se fai 200.000 tamponi, perché i 200.000 tamponi che voi vedete sono fatti. La maggioranza sono riesami di pazienti. I veri esami non arrivano a 60.000, 70, capite? Quindi non hai la possibilità, per come sono fatte, come dicevo uno statistico che c'è qui davanti, non possono essere considerati campioni statistici su cui andare a operare generalizzazioni. Cioè a oggi quello che dovevamo fare per conoscere la realtà, per avere dati generalizzabili che ci potessero guidare, non sono capace ancora di farli, perché li aumentiamo quanto vogliamo, ma li aumentiamo proprio in modo confuso, senza progetto, senza visione. Questo è un dramma e a questo punto è chiaro che il tracciamento è impossibile. Per di più l'app che dovevano fare in giugno non l'hanno fatta, ma la gente perché non l'ha fatto? Perché conosce questo paese, perché voi sapete. A me è capitato in famiglia, mio figlio, che dopo un mese gli è arrivata la comunicazione dell'app che c'era stata. Sei stato vicino a uno. Lui si è fatto il tampone subito, era negativo, ma dopo un mese? E che cavolo serve l'app? E se poi devi fare il tampone e ti dicono ti do l'appuntamento fra 10 giorni? Io ho avuto la nipotina che all'asilo ha preso il coronavirus, un piccolo esempio. Allora fermano i genitori, noi l'avevamo tenuta il giorno prima e anche noi,
dopo 14 giorni, 12 giorni mi hanno chiamato, ho detto guardate io ho già fatto la quarantena, voi mi avete, vi do, ah sì ma la registriamo così ci dia il codice fiscale, ve lo do il codice fiscale, però dico dopo 12 giorni non ha senso, purtroppo, no, ma io però li scuso perché non, manca la struttura organizzativa per farlo, non riescono a farlo, non lo faranno, allora dico mettiamoci il cuore in pace per questo, spero che facciano lo sforzo maggiore possibile, va bene, che ne facciano più possibile, ma soprattutto che si facciano guidare sia da, in modo, da un epidemiologo ma da uno statistico anche che gli suggerisca come poter utilizzare le campionature, questi tamponi che fanno in modo che ci possano dare qualcosa di leggibile, va bene, qualcosa di generalizzabile. Non si può continuare così e dopo 8 mesi a essere ancora a questo punto che questa cosa, io dico... Quando facevo dei lavori clinici e quando adesso facciamo dei lavori clinici, ho sempre uno statistico, gli pongo le domande e insieme costruiamo le domande. Se non gli dai buone domande non avrai buone risposte. Questo non si può assolutamente, dico, andare, cioè, continuare in questo modo. Questo almeno lo facciano. Sappiamo che gli è sfuggito di mano, sappiamo che adesso sono milioni contagiati, per dire, va bene. Speriamo questo genererà sicuramente prima o poi, come è stato in alcune selezionati gruppi, va bene, la cosiddetta immunità di gregge, però proteggiamo almeno i vecchi, che io quello che dico adesso, le case di riposo non dovevano tornare come prima, dovevano fare una biosorveglianza seria e inizino a fare questa biosorveglianza come si deve, almeno lì sono quelli che muoiono di più perché sono anziani complicati, proteggiamo gli anziani, almeno quelli che io mi proteggo da me, nel senso che sto riservato ovviamente, sono senza mascherina perché sono davanti, sono da solo in questo grande, però voglio dire, e dopodiché questa è una situazione che si poteva gestire meglio, va bene, si poteva gestire meglio, quindi la narrazione che siamo perfetti è meglio non farla, cioè è deludente che la facciano, che il nostro primo ministro, che i vari ministri che incontrano, che tu, insomma è veramente una cosa che a me disturba dal punto di vista estetico anche, oltre che etico, mi disturba che facciano, che abbiano questa, non so, può darsi che questo gli hanno suggerito che nella regola della comunicazione questo ha un ritorno, può darsi. Io non credo che ce l'abbia, tant'è vero che ultimamente cominciano a calare anche nelle cose. E questo vale anche, tutti ripetono la stessa cosa, un refrain continuo, sia voglio dire, non salvo nessuno, anche l'opposizione, è una ripetizione di 4 parole e giustamente senza numeri, dicono. Ci sono dei numeri pubblicati, alcuni lavori pubblicati che dicevano con molta chiarezza, per affrontare una pandemia o un'epidemia, tranquilli, ci vuole... I dispositivi per proteggersi, va bene, bisogna distanziarsi, va bene, e dopo bisogna attaccare il virus. Queste sono le regole, scoprirlo, portarlo all'evidenza. Quando uno è infettato ed è positivo, infettato, cioè ha la malattia, il virus si è manifestato, è già scoperto, lo chiudiamo, lo andiamo a curare e non infetta più nessuno. Quando è nascosto, infetterà continuamente. Quindi queste cose qui sono palissiane. Allora, dicono che alle 17, dire, cioè fra 10 minuti, posso dovrebbe... dire ancora una cosa sul discorso della Cina? Brevemente, sì, va bene. Abbiamo svelato... Volevo solo dire che mi hanno detto adesso che fra 10 minuti dovrebbe finalmente il presidente Lupi liberarsi e quindi collegarsi con noi, quindi nell'attesa parla pure. Okay. Sì. Velocissimo. Allora, sul discorso della Cina, 20 anni fa, ripeto, quando è comparsa la SARS, la Cina veniva vista ancora da parte dell'Italia, anche per avevamo meno rapporti commerciali, come un convitato di pietra, no? E c'era la stessa differenza che hanno giustamente mantenuto Taiwan, Sud Corea, Giappone, come ha spiegato il professore. E quindi si è chiuso tutto, si è chiuso i voli, una cosa e l'altra. Purtroppo non l'abbiamo fatto, perché adesso c'è la via della seta, il contratto della seta. Non bisogna diffidare dell'amico così lontano. Abbiamo perso tempo.
abbiamo perso tempo, è successo quello che è successo, perché dire che questo virus non arriva dalla Cina è da pazzi, abbiamo perso tempo, non abbiamo messo l'unica prima grande difesa che era quello di fare il sistema chiuso, è ovvio che adesso l'OMS ci loda, abbiamo fatto quello che abbiamo dovuto fare rispetto al principale referente della Cina, dell'OMS, che è la Cina. Cioè è uno schema molto semplice, è uno schema molto semplice. Poi magari non saremmo riusciti lo stesso a fermare questo tipo di infezione, va bene, ma sicuramente avremmo messo un argine molto, ma molto, ma molto più alto, come fece il professor Sirchia 20 anni fa, che da ministro della salute si comportò esattamente come Giappone, Taiwan, Sud Corea, perché nell'epidemiologia si sa che come territorio di incubazione la Cina è sempre, per tantissimi fattori, un pericolo per questo tipo di epidemia. Non si è voluto farlo sul sacrario del contratto della seta e dei conflitti, il tornaconto che parlava giustamente il professore prima, che è una cosa bipartisan, non c'è destra-sinistra, di non voler offendere la Cina, eccetera, eccetera, e abbiamo perso tempo prezioso che poi è diventato un disastro. Concordo anche su questo, e adesso, aspettando appunto fra pochi minuti, dovremmo avere, perché volevo poi parlare anche un po' dell'aspetto economico della faccenda, per questo certamente ci serve il presidente Lupi, però possiamo già cominciare a introdurre almeno l'aspetto che riguarda in particolare la sanità, perché non c'è dubbio che il sistema sanitario ha avuto dei tagli negli ultimi anni e adesso tutti dicono dobbiamo investire di più nella sanità e va bene. E la questione da chiedersi però è questa, cioè fino a che punto ce lo possiamo permettere nella situazione in cui siamo, che è anche a livello economico è veramente drammatica, perché poi adesso tutti aspettano come la panacea universale questi mitici 209 miliardi dell'Europa, però anche questi in grandissima parte, anche se non lo si vuole ammettere, sono debiti, quindi almeno intanto forse non è proprio il massimo fare la corsa a spenderli tutti, se riuscissimo a non spenderli proprio tutti forse sarebbe meglio, dato che comunque li dovevano restituire, e comunque bisogna almeno cercare di spenderli bene. Ora, dal punto di vista del sistema sanitario, che cosa si può fare, che cosa si deve fare secondo lei, professore, quali sono le cose più urgenti e quali sono, tenendo conto però della situazione, perché è bello dire che la salute conta più dei soldi, però senza soldi non c'è neanche salute, le cure mediche costano, il benessere stesso è in sé una delle migliori medicine, come ci insegna la storia, la povertà uccide, quindi se mandiamo il paese in bancarotta dopo non curiamo più neanche il raffreddore. Allora, che cosa è più urgente fare e che cosa possiamo realisticamente fare e magari anche come, perché forse questo modello lombardo, tanto criticato secondo me e anche secondo voi ingiustamente, in realtà forse invece potrebbe essere di aiuto anche nelle altre regioni d'Italia. Professore, che dice? Io dico che c'è da fare un grosso lavoro sicuramente, ma è stato in Lombardia è stato fatto tanto, anche se adesso viene attaccato e non viene riconosciuto per questioni ideologiche. Non è un caso che arrivano in Lombardia una percentuale altissima di malati da tutta Italia, viene curata e c'è una alta qualità anche che viene offerta. Questo lo posso garantire perché, ripeto, ho diretto per 20 anni la chirurgia di quello che è il più grosso ospedale della Lombardia, da questo punto di vista pubblico, e conosco
Questo non vuol dire che non ci sono degli aggiustamenti a questo livello che si possono fare anche dell'attività ospedaliera, perché è stata certamente mortificata, adesso è fragilissima, perché se tu tutti gli, come si dice, i pensionati non li sostituisci per anni, è ovvio che sono all'osso e tu finisci per non aver più la possibilità di coltivare l'eccellenza. E di rendita non si vive a lunghissimo, di rendita su quello che è stato fatto in passato. Io sono andato via da un po' di anni, da 4 anni, e adesso mi dicono le lamentele dei miei colleghi. Non è meglio come quando c'era lei. Ma no, non, quando c'ero io già eravamo in discesa da anni, gli ho detto, dal 2011. Dico, mi mancavano il personale tantissimo. Perché se vuoi lavorare in modo che possa essere garantita l'eccellenza, non basta macinare soltanto dal punto di vista del i pazienti arrivano, tu li curi, ti devi porre le domande di come stai curando, deve essere nel centro del problema, devi partecipare anche alla ricerca, devi porti queste domande e trovare risposte, quindi, e ci vuole del tempo, non puoi essere sempre attivo sul pezzo soltanto sulla diretta clinica, devi fare tante altre cose. E quindi questo, che ci sia un impegno anche con, nella parte ospedaliera, secondo me è importante, ma non è una cosa mastodontica, almeno qui, in altre regioni però lo è, perché è stata abbandonata anche questo, la fase ospedaliera, da molti anni. Invece in Lombardia sicuramente c'è un problema che riguarda il territorio, e questo c'è, è inutile far finta che non ci sia, quindi va riorganizzato tutto il sistema territoriale. Quello che dico io è che non ti puoi mettere a tavolino, lo suggerisco ai politici, a organizzare e a pensarlo. Devi fare delle sperimentazioni. Ci sono delle esperienze di qualcuno che con grande tenacia è partito per fare delle sperimentazioni, e le sperimentazioni vanno cercate, guardate, organizzate, sostenute, per poi attraverso questo decidere se fare delle generalizzazioni e ampliarle. Non bisogna che si facciano le ipotesi di riforma solo a tavolino, pensando a costruire una roba che poi non è realistica, non accade. Anche l'ultima legge che stavano facendo in Lombardia, non è mai partita sulla cronicità, ha avuto un sacco di problemi, perché poi queste cose le devono fare gli uomini, cioè i professionisti, e quindi li devi, come dire, allenare ad arrivare a quel punto, devi costruire un percorso che possono fare, con cui si possono immedesimare. Questo è un grande lavoro che culturale da fare, secondo me, e da fare in tutta Italia. Poi quanti soldi ci vogliono non lo so, ma un investimento per ristrutturare, migliorare, stabilizzare e mettere in cammino, come dire, in un cammino di serietà la sanità italiana rispetto ai tagli lineari che sono stati fatti negli ultimi anni, è importante che lo si faccia. E da questo punto di vista ci sono c'è Isciure adesso sono dei soldi che possono essere dati a questo. Io condivido con lei quando ha detto che i soldi si usino in modo intelligente, e si usino prima di tutto quelli a fondo perduto, poi si useranno anche gli altri se è indispensabile, ma per fare cose serie. Io vedo, non so se posso dirlo, ma vedo parlare molto spesso, molti in televisione, che vanno, ma sembrano come un refrain di uno che ha imparato la lezione, dice dobbiamo usare i 209 miliardi, abbiamo una cosa così, daremo soldi ai cosi, come si chiamano, alle partite IVA, daremo soldi a questo, daremo soldi a quell'altro, daremo soldi a quell'altro. Si sentono questo potere enorme, sono come dei ragazzini a cui gli è stato dato uno strumento di potere, e io sono sconcertato, se devo dire la verità, probabilmente hanno una linea, ma non la vedo. Spero che Lupi ce lo dica, se ce l'hanno e se è visibile. Io onestamente non la vedo. Sulla sanità certamente è importante anche fare, come dire, qualcosa che renda la sanità italiana, non soltanto regionale, perché sono delle regioni che sono nettamente più organizzate e più avanti, diciamo, perché per anni hanno fatto un lavoro, nonostante, non è che abbiano sprecato soldi, perché la regione Lombardia era quella in cui il trattamento dei pazienti costava meno per caso,
cioè c'era un'efficienza reale rispetto ad altre regioni italiane. Quindi non è che, come dire, la regione Lombardia, no, la regione Lombardia ha avuto più soldi, non ha avuto più soldi. In un certo periodo le ha utilizzate sicuramente meglio, che dicano da Roma in giù. Questa è la mia opinione. D'accordo, e qui ormai dovremmo essere davvero a un attimo d'accordo con Lupi. Intanto comunque se Davide vuole aggiungere qualcosa anche lui su questo. Ah, su questo secondo me, e anche perché è un esperto, il professor Pugliese è stato chiarissimo. Cioè sono dinamiche che questa è la situazione. E così ti devi adattare a questa situazione. Poi quando arriverà la contraerea, la missilistica delle cure, dei vaccini, questo ovviamente lo scenario cambierà e io di questo sono sicuro, ma fino ad allora è assolutamente come dice il professore. Queste sono le ricette, sono da fare, bisogna avere lucidità, programmare e appunto capire quale poi in futuro devono diventare le priorità vere di questa società. Però queste risposte le deve dare la politica. Non è che, cioè, tutti nel proprio ambito tutti possono essere esperti e dare il loro contributo, ma poi il lavoro di sintesi spetta a loro. Sicuramente lo spettacolo che abbiamo visto in questi ultimi 8 mesi lascia sconcertati. Io penso che la cosa che dà più sconcerto in questo momento è che sembra che improvvisamente siamo allo stesso punto di marzo, che poi non è così ovviamente per tantissimi motivi, solo che questi motivi sembrano un po' dell'intuizione, perché uno dei sistemi che bisognava fare, e abbiamo insistito tanto anche oggi, il tracciamento, il monitoraggio, servivano anche a dare davvero dei dati per poter capire le domande. Sala d'attesa. Dovremmo avere il presidente Lupi in sala d'attesa, cerchiamo di farlo entrare. Buongiorno presidente, grazie mille di essere con noi. Mi sente? Buongiorno. Grazie. Sentite, sì. Sì, la ringraziamo molto, soprattutto sapendo che appunto le hanno fatto questo scherzo di spostarle la riunione, quindi ciononostante ha fatto questo sforzo lo stesso, le siamo molto grati. Allora, abbiamo ovviamente dovuto già parlare di molte cose senza di lei, però adesso stavamo giusto arrivando alla parte che la riguarda di più, che è quella che riguarda più l'economia, ma comunque le chiederò anche prima di dire qualcosa su come lei ha vissuto dal suo punto di vista, che è ovviamente diverso, gli aspetti più strettamente legati proprio all'aspetto sanitario, alla prevenzione, ai tentativi che non sono stati molto brillanti, insomma quello che sicuramente finora è venuto fuori e che in realtà le carenze sono state volte anche nella prima fase, non solo adesso. Comunque, prima di tutto le chiedo proprio un suo commento, insomma, come lei ha visto tutta questa vicenda dal suo punto di vista e qual è il suo giudizio generale. Poi approfondiremo con questioni specifiche. Quindi a lei la parola e ancora grazie. Sì, grazie veramente. Vi chiedo scusa, ma hanno convocato una riunione della conferenza dei presidenti di gruppo alle 3:15 e si è protratta fino adesso. Sono giornate particolarmente intense, anche per oggi c'era il presidente del consiglio sia alla Camera che al Senato, proprio sul tema che state e che stiamo affrontando, cioè i provvedimenti presi dall'ultimo DPCM. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardo a come combattere la pandemia. Non ho seguito il vostro dibattito, quindi vi do reagisco su 3 spunti, poi ovviamente sono a dialogare con voi come mi avevate detto, che era più che un dialogo, che è una relazione. La prima sensazione è stata quella che ognuno di noi è stato sbattuto in un mondo nuovo, in un mondo non conosciuto. Le certezze che fino a quel momento aveva sono diventate assolutamente incertezze. Pensate persino una cosa che io
mai mi sarei immaginato la limitazione delle libertà da parte di un governo democratico. Adesso parlo ovviamente della mia responsabilità, cioè in questo caso di esercitare la responsabilità di deputato, cioè solo tra virgolette nelle dittature si era arrivato a usare, o nelle guerre, a usare termini come coprifuoco, limitazione dei diritti costituzionali di incontro, di movimento, di libertà di culto, di impresa, di lavoro. Cioè ci è capitato addosso una, a proposito di scienza e fantascienza, cioè una cosa talmente sconosciuta che non ci aspettavamo e che o leggevamo solo sui libri o che vedevamo così lontano da noi, che mai ci avrebbe colpito a qualcuno. E questo, a proposito di rivoluzioni, di cambiamenti epocali, ha messo in crisi tutte le nostre certezze e ci ha messo in mare aperto, come un navigatore che cerca di individuare la rotta. Nel primo periodo il mare addirittura tempestoso e un vento sconosciuto. Il mio giudizio è che nel primo periodo, cioè la prima fase, parlo di quella da febbraio-marzo, cioè la fase più acuta, la prima fase dove non conoscevamo neanche come affrontare il problema, forse tutti ci saremmo comportati allo stesso modo. Chiunque fosse stato al governo, o gli eroi del quotidiano, a proposito di un'altra figura, che erano quelli che in prima fila dovevano, io presente la mia Lombardia, in prima fila Bergamo, Brescia, si dovevano affrontare l'emergenza che ci si è trovati. Addirittura non si sapeva come curarlo, solo successivamente si è scoperto, per esempio, che se io sono stato anch'io, tra virgolette, nella seconda fase, esco da 11 giorni di quarantena, essendo stato trovato positivo asintomatico, e quindi ho vissuto sulla mia pelle le indicazioni che i medici mi davano, quindi l'eparina piuttosto che un certo tipo di prevenzione. Nella prima fase non sapevamo cosa fare. Quello che io ho avuto come sensazione, che più mi ha fatto stridore, è stato che in questi casi si può o scommettere sulla responsabilità, sulla libertà, sulla comunicazione, sul convincimento di come insieme possiamo uscirne, penso dalla seconda fase in poi, oppure si scommette sempre sulla paura e sulla tra virgolette presenza immanente dello Stato che deve, attraverso DPCM, norme, autocertificazioni eccetera, controllare su tutto e su tutti, che credo sia stata poco a volta la grande differenza che abbiamo avuto. Tra l'altro i cittadini hanno reagito nella prima fase in una maniera stupefacente, sia da un punto di vista della solidarietà, sia da un punto di vista dell'ottemperanza a tutte le norme che venivano proposte. Io adesso non voglio essere troppo lungo, però quando, se vi ricordate, nella prima fase si parlava di modello cinese, no? Il modello cinese era quello che dovevamo seguire, non tenendo conto che il modello cinese non è il nostro modello di vita, non è il modello in cui noi possiamo mettere l'esercito e chiudere tutti in casa e obbligare tutti i cittadini perché noi abbiamo costruito una civiltà negli anni che può essere rimessa in discussione magari come modo nuovo di affrontare, ma quegli ideali e quei valori che hanno costruito la civiltà occidentale sono sempre stata la forza della nostra comunità. Non è mai attraverso la coercizione, la repressione della libertà, ma è sempre attraverso le ragioni che si danno, il bene comune, la responsabilità che può essere avvenuta. Per esempio, a proposito di un'università come la vostra, la cosa che a me è colpito è che mai come in questo momento ho sentito la distanza tra l'uso delle parole e la realtà, non capendo che, e ce ne siamo accorti solo in questo momento, come le parole sono un elemento fondamentale, i verbi, i sostantivi, sono un elemento fondamentale che rappresentano la vita di una comunità. Si è parlato di distanziamento sociale e invece non di distanziamento fisico, come se il problema fosse la socialità e non invece la responsabilità a vivere una socialità in maniera diversa, più responsabile, o a limitare degli eventi di socialità, ma solo nel momento in cui
ovviamente per lo stretto necessario. Abbiamo riscoperto, per esempio, solo tardi il valore della scuola. Oggi abbiamo discusso con il Presidente del Consiglio di questo, ma abbiamo scoperto che la didattica a distanza può essere un elemento, ma non può sostituire ciò che la scuola è. La scuola in tutti i suoi diversi step, compreso l'università, perché il rapporto discepolo, si direva una volta, alunno, insegnante, alunno, docente, alunno, nel percorso educativo è uno dei rapporti fondamentali, così come il rapporto della classe. La classe è una comunità, un luogo dove ci sarà una ragione per cui, lo dico anche oggi, la Francia, nonostante ieri decreti un lockdown assoluto, non chiude le scuole, è stata la prima a riaprirla contro il parere di tutti gli scienziati, e non chiude la scuola. Anche questa è una riflessione interessante a proposito di cambiamento. Ci siamo accorti che uno dei punti di ricostruzione di una società e uno dei punti di solidità di una società passa attraverso l'educazione, la formazione, la coscienza, la responsabilità. Io continuo a dire: quante volte noi sui giovani dobbiamo scommettere sulla loro responsabilità e sulla loro positività, sulla coscienza delle ragioni che si fanno. Ecco, questo è stato un po' il senso di disagio, e che ancora adesso vediamo in una pandemia che oggettivamente c'è e che ti porta ad individuare, ad essere un work in progress. Per esempio, uno dei temi, sono tutti temi di dibattito, di discussione, il diritto alla salute e il diritto al benessere, al lavoro, alla società. C'è un diritto che prevale l'altro? Cioè, c'è un diritto prevalente? Si può dire non moriamo di Covid, ma moriamo di fame, di sete, di economia, e ci accorgiamo che forse la strada, come sempre, nella strada per la nostra cultura, è quella far convivere i diversi diritti. Potrei andare avanti, ovviamente, per esempio, penso alla nostra Lombardia, ci siamo accorti come, a proposito anche di una, come la medicina territoriale, che sembrava superata, in questi casi ritorna ad essere fondamentale, il medico di famiglia. Quanti di noi nel loro costume hanno dimenticato il rapporto col medico di famiglia? Se si succede qualcosa, negli ultimi 30 anni, 25 anni, 20 anni, andavamo dallo specialista e non avevamo il problema del rapporto con il territorio, cioè con il medico che ti è a fianco e che ti segue. Oggi abbiamo visto, noi abbiamo il miglior sistema di ospedalizzazione lombardo d'Italia, secondo me d'Europa, ma la medicina territoriale deve forse l'abbiamo trascurata, e quindi come reinvestirla. E poi l'ultimo grande tema è se e come rispondere a questa cosa, quindi programmazione, prevenzione, come il dibattito che c'è oggi tra assistenzialismo e mettere le risorse per scommettere su come ripartire. Insomma, sono tutte queste cose. Come prima reazione, non avendo ascoltato ovviamente quello che avete detto, quindi sono pensieri in libertà e confusi, ma adesso entro nel merito, nell'ultima parte con voi. Grazie. Ma potrei sottoscrivere parola per parola quello che lei ha appena fotografato, e sarebbe troppo facile. Io dico che noi abbiamo una grande responsabilità. La prima cosa è che attenzione, siamo nella fase più difficile, che è quella, appunto, avremmo potuto imparare diversi modelli. Abbiamo visto adesso la Nuova Zelanda, l'Australia, sono stati chiusi per tanto tempo. Ma primo elemento, le libertà compresse senza una ragione prima o poi esplodono. La libertà che viene tolta senza dare una ragione, un convincimento e una coscienza di quello che si sta facendo, prima o poi ha una reazione esattamente opposta e contraria. Noi non abbiamo puntato sulla ragione, abbiamo puntato sulla paura, perché abbiamo nella prima fase, nella seconda e adesso puntiamo sempre e solo sulla paura. E questo è un errore, tant'è vero che oggi è stata questa discussione, quello che penso io. Adesso abbiamo le tensioni sociali, la rabbia, il disagio sociale, le tensioni,
eccetera. Da che cosa derivano? Derivano esattamente, secondo me, dall'incertezza, cioè l'incertezza di quello che accadrà domani, dopodomani e dopodomani ti crea ulteriore rabbia e ti crea ulteriore disagio, anche perché se tu fai una cosa e capisci che quella cosa che è fatta non dà risultati, pensate adesso, poi si può dire tutto al tema delle palestre, dei teatri, dei ristoratori, cioè si è detto a tutti loro, dicendogli mettiti in regola, fai il distanziamento, usa le protezioni, fai le app per farli entrare in una certa maniera o in una certa altra, e il giorno dopo gli si è detto no, devi stare chiuso perché il problema è uno solo, l'unica soluzione che noi abbiamo è il distanziamento sociale, cioè l'unica soluzione che si può fare per combattere questo virus è evitare di incontrarsi. Ma quello è la soluzione estrema, non può essere la soluzione di partenza. Io sono nella seconda e la terza fase, posso sbagliarmi, ma per imparare a convivere con una con responsabilità, con serietà, con una pandemia che non abbiamo, ribadisco, non invidio chi, è più facile stare all'opposizione che al governo in questo momento, però imparare a convivere. Dando le ragioni di tutto questo, ma è pensabile che, lo dicevo oggi al Presidente del Consiglio, ma lo dico anche da un punto a proposito della comunicazione, ma tu puoi fare domenica un DPCM, vai in televisione, tre DPCM in 10 giorni, vuol dire che il primo non andava bene, il secondo non andava. Dov'è la verifica che il primo non andava bene, il secondo non andava bene, se ogni provvedimento, mi dicono gli scienziati, che ha un'efficacia che va, la vedi dopo 15 giorni. E se hai preso un provvedimento, non devi verificano l'efficacia, se ti sei assunto la responsabilità di prenderlo. Tu fai l'ultimo provvedimento e il giorno dopo il consigliere del Ministro della Salute, che ha firmato quel provvedimento, dice dobbiamo immediatamente passare al lockdown. Questo crea incertezza, non c'è più certezza di nulla. Qualunque sacrificio sembra non essere più utile. Dov'è l'evidenza epidemiologica di quello che stiamo facendo? Dove sono i contatti? Cioè, dare le ragioni vuol dire abbiamo aperto le scuole, nelle scuole c'è un focolaio, sotto i 18 anni, cioè, vuol dire iniziare a comunicare attraverso una trasparenza, un modello e una soluzione che ti fa vedere una prospettiva del futuro. Questo mi sembra che sia quello che manca. Si arranca e poi diciamo che il nostro modello è chiudere tutto. Tra l'altro vedo e mi fa piacere rivederlo, il dottor Pugliese, che ritengo essere una delle persone, una delle principali risorse che noi abbiamo, e lo saluto. Non so se è chiaro quello che potrei andare avanti ad esempi infiniti. Io sono per scommettere sulla libertà, il nostro paese è grande, ma questa è la cattiva abitudine dell'Italia. Cioè, se su 100 persone 95, tra virgolette, rispettano le regole e il 5% non le rispetta, noi consideriamo le 95 come quel 5% e facciamo pagare a tutti. Tu dai gli indirizzi, decidi le cose ed eserciti il controllo. Un'ultima osservazione che negli altri paesi non c'è. Io così sono anche molto liberale da questo punto di vista, ma è emerso. Ma è pensabile che per far mettere la mascherina devi dare 1.000 euro di multa? E se non la metti ne dai 2.000, e se non la metti ancora ne dai 10.000, cioè se non la metti ancora gli dai la pena di morte. Cioè è pensabile che un comportamento, noi pensiamo che il comportamento dei nostri cittadini sia solo legato alla sanzione che ne deriva dal non farlo, ma la sanzione è sempre un elemento educativo, io potrei mettere zero, cioè è sempre un elemento che ti dice che come non lo devi fare, ma non è che aumentando la sanzione il comportamento cambia. Solo spiegandogli perché lo deve mettere ed esercitando il controllo. Prendi uno che non c'ha la mascherina e gli dici, ovviamente gli darai la sua multa. Ma è pensabile, cioè, che noi, per risolvere tutti i comportamenti negativi, compreso in questa cosa, alziamo il livello, cioè ci affidiamo alla norma, ci affidiamo alla pena, sia essa sanzione amministrativa che sanzione penale, per risolvere dei comportamenti e non scommettiamo sul resto. Lei ha citato dei casi dove esattamente questo era il tema. Ma perché l'app Immuni, io lo dicevo porta a porta, ma perché l'app Immuni non funziona? E la gente non lo vuole fare, non solo per un problema di privacy, ma se io non sono efficiente poi sul tamponamento, io sono stato positivo, perché ovviamente mi hanno chiesto di fare il tampone perché ero insieme ad altri a questa famosa riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari, dove c'era
un collega che è stato trovato positivo a sua volta. Bene, io sono diventato positivo, ho incontrato tantissime altre gente, ma se quelli che ho anche incontrato per 15 minuti, 20 minuti, che ho attivato, eccetera, per avere un tampone aspettano 20 giorni per sapere solo per il fatto che mi hanno incontrato, cioè quelli io li recludo e quelli mai ti faranno l'app immuni. Perché tu devi essere, se tu vuoi applicare quel sistema di tracciamento, devi essere efficace nella risposta a quello, cioè gli devi garantire che entro 2 giorni gli dici se deve starsene a casa 10 giorni oppure se può andare libero perché non ha preso niente. Cioè, voglio dire, questo è il sistema che abbiamo costruito, tant'è che quei modelli di paese che lei mi ha citato, e concludo, sono esattamente modelli che puntano su quella cosa lì, non puntano su altro, e addirittura disponibili anche a quel punto a dire, perché l'abbiamo fatto anche noi, stiamo chiusi in casa un mese, perché l'abbiamo fatto tutti, no? Ma la Germania, il tono della Germania è totalmente diverso dal nostro, no? Parlo di comunicazione, prendete dei discorsi nostri, dei discorsi o di Macron o della Merkel e ditemi se è la stessa comunicazione che noi abbiamo qui in Italia. Io lo dico da esperto di comunicazione e non in questo caso da perché me ne dispiace da politico di opposizione. Posso fare una domanda? Certo. La mia domanda è questa, ed è una domanda che nasce proprio da quello che è successo, diciamo, all'inizio della pandemia e poi alla fine, quando è iniziata, si preconizzava la seconda fase cosiddetta. Io avevo fatto anche un'intervista e uno scritto dicendo speriamo che quel che non è stato fatto nella prima fase possa essere fatto adesso in cui i contagi sono diminuiti, in Lombardia ce n'erano 200, e avevo scritto adesso che è giugno partiamo a fare qualcosa che non è stato fatto, io lo chiamo insipienza, perché era diventato uno spettacolo tutto e quindi anche la scienza era diventata uno spettacolo, incapace di farsi delle domande vere, che quindi usassero poi il metodo scientifico a posteriori su una cosa ignota, tutto era nel panico, è ignoto e il panico come è avvenuto adesso, faccio un DCPM dopo 2 giorni un altro, quello è il senso del panico che prende il sopravvento. E allora se tu che dirigi, se io come chirurgo quando ero in sala operatoria è successo qualcosa e uno buca l'aorta come è successo, mi chiama e io vado nel panico, quello muore, io non devo andare nel panico, calma, metto una pezza, comprimo, ragioniamo. Allora qui è ragioniamo invece del panico, che io è quello che vedo costantemente. E anche la scienza si è adeguata al panico, tranne pochi. Allora dico, quel che non è stato fatto, sia fatto oggi, perché quando c'è una pandemia gli elementi sono il distanziamento fisico, va bene? Fino ad arrivare per poco tempo dovrebbe essere il lockdown eventualmente, ma il distanziamento fisico, i presidi e il tracciamento. Cioè abbiamo una diagnostica, va usata. Allora dico, mettiamo sul pezzo quel che abbiamo fatto, senza accusarci, perché ci sarebbero molti motivi di accusa. Dopo, il primo motivo è quanto il 31 gennaio, dicevo prima, è stato dichiarato l'emergenza e non hanno fatto lo stato dell'arte di quel che c'era per affrontarla. Quella era una cosa che un Presidente del Consiglio doveva scomparire, perché è la prima cosa da fare, perché come dicevo prima, quando noi parliamo di emergenza, persino ho detto quando c'è la corsa delle macchine a Monza, noi abbiamo un protocollo, lo organizziamo e facciamo in virtuale verifichiamo se abbiamo tutto per un crash completo delle macchine, va bene, e dell'ospedale di Niguarda. Quindi quello non è stato fatto, ma di qua alla fine, nella seconda fase, dico mettiamoci lì, facciamoci delle domande e diciamo cosa abbiamo cannato nelle regioni, nella CONO, e senza accusarci diciamo cosa dovremmo fare adesso. E io gli ho detto adesso la biosorveglianza in questo momento è indispensabile. Stiamo respirando, facciamo una biosorveglianza, chiamiamo degli statistici insieme agli epidemiologi, non tutti
tutti erano virologi, tutti epidemiologi, tutti, i biologi e i genetisti e gli igienisti, insomma un casino, se devo dirla così, va bene? Chiamiamo e facciamo quello che è possibile fare, una campionatura, una stratificazione della popolazione, una campionatura, così non c'è bisogno di fare 200.000 tamponi, ma bastano qualche migliaio per il campionamento. Facciamo un'analisi che ci permetta di fare delle generalizzazioni. Dopodiché questa cosa ce la portiamo dietro e quando cambia la situazione, vacanze tutti fuori, ritornano dalle vacanze, campionatura, studio e anche dei trasporti. Facciamo questo, in modo da capire, e poi a settembre lo rifacciamo perché non ci vogliono centinaia di migliaia di tamponi. Questo l'ho scritto, adesso ragioniamo, dico fermatevi, ponetevi le domande e fatelo. Uè. Quello che mi trovo qui, che gli statistici che hanno fatto le proposte mi dicono che ancora adesso che si fanno 200.000 tamponi non possono essere considerati campioni statistici su cui andare a operare generalizzazioni, perché sono stati fatti a capocchia, detto volgarmente. Dico, ma è possibile che non siamo stati capaci? Io avevo all'inizio, per capire, io non sono un virologo, non sono un esperto, avevo un fratello in una casa di riposo e questo è il motivo che mi ha impegnato in questa battaglia. Ma non capivo niente, ho chiamato alcuni amici, statistici, epidemiologi, virologi, l'ho raccontato prima, e abbiamo tamponato la situazione della Fondazione Moscati, che oggi, avendo continuato a fare la biosorveglianza, non hanno malati. Le altre case sono riempite. Ma ci voleva tanto, scusa, a per questo, in giugno, ci voleva tanto. Dimmi tu perché non l'hanno fatto. Perché questo è grave e ti consegno in mano una roba per dire dove vai, va bene? Che è grave, gravissimo. Beh, dovrei rivolgere. Non so che dovresti rivolgere la domanda, ma anche l'opposizione, no, ma adesso questo non si è organizzato. Ma sì, ma infatti io poi chi credo che non è che qui possiamo dire colpa di uno o colpa dell'altro. Tra l'altro, ciò che genera incertezza è anche lo scaricabarile tra i livelli istituzionali, lo dico. Per cui. Sui trasporti adesso il problema è che la competenza è regionale o comunale, sulla sanità quando le cose funzionano è merito del governo centrale, quando le cose non funzionano è merito dei governi regionali. Io credo che noi tutti abbiamo visto, ho detto prima, anche di un modello che io ritengo efficientissimo, che anche il professor Pugliese conosce molto bene, che è il modello lombardo, che abbiamo visto che ha mostrato i suoi, inutile continuare a dire che non è vero, ha mostrato alcuni suoi limiti, perché è chiaro che un modello tutto basato, tra virgolette, sull'ospedalizzazione lascia poi e sa bene Pugliese come si sarebbe dovuto proseguire poi all'interno di un piano che era stato previsto, no? Così come doveva essere sviluppato, dobbiamo trovarci preparati a dei modelli appunto di risposta seria ad eventuali pandemie, pensando che il problema tocchi sempre gli altri e non invece noi. Quindi voglio solo dire che quello che dovremmo capire, infatti io ho detto, nella prima fase, secondo me, poi voglio dire, ognuno può dire che avrebbe fatto meglio, avrebbe fatto peggio, ma eravamo lì. Quello su cui abbiamo sbagliato è esattamente quello in cui, quando la curva è scesa, giugno, si è sbloccata, eccetera, lì è il tempo della programmazione, della prevenzione. Adesso parlo di un settore che io conosco molto bene, che è quello dei trasporti. Non è che ci vuole un genio a capire che se riprendono le attività e a settembre riapriranno le scuole e in contemporanea alle scuole, come grazie a Dio deve essere, riaprono i lavori, si diminuisce lo smart working, perché anche qui c'è il grande tema di come saranno le città del futuro. Vogliamo le città del futuro dove ognuno è un singolo a sé stante? Io credo che la comunità sia fatta per la forza, la persona non può star da solo, l'io è fatto per stare con altro, con l'altro, e quindi noi dobbiamo immaginarci un modello anche diverso, dove le nuove tecnologie, la rete aiuta la convivenza, non la facilita, aiuta il lavoro ma non lo toglie, perché una riunione che stiamo facendo adesso, se fossimo tutti insieme anziché distanziati in questo modo, solo guardarci negli occhi o guardare chi ci ascolta darebbe un'efficacia 100 volte più grande di quella che stiamo dando oggi, no? Perché è evidente. Allora, la programmazione doveva accadere, la programmazione degli orari,
degli uffici, delle scuole, la programmazione sul trasporto, trasporto pubblico e trasporto privato, ma ci voleva un genio a capire che dovevamo aiutarci. E perché non l'abbiamo fatto? I tracciatori, io ho fatto questo esempio anche oggi, ma non per polemica, ma se tu dici che già hai 9.400 tracciatori e ne assumi da qui alla seconda fase 247 e scommetti tutto sul tracciamento, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, no? Anziché solo pensare tra virgolette ad alcune cose, non altra. La riconversione in Italia della produzione di queste mascherine per dire una cosa che ha funzionato. Oggi su questo noi abbiamo oggettivamente una produzione più autonoma, per cui io sono assolutamente d'accordo che quella è la strada. Adesso ci ritroviamo di nuovo nella situazione dove purtroppo sembra che sia l'incertezza e il panico a dominare, e che allora lo faremo pagare per l'ennesima volta al comprimere le libertà, che come hai detto tu e come credo abbiate detto voi, possono essere solo in rari momenti e poche volte. Non è che si può, se non vogliamo essere contagiati, ognuno viva da solo. Io non accetto questa cosa, non è il modello di vita a cui sono vocato. No, non esiste questa cosa qui, non è possibile questo modello. E tra l'altro cominciamo anche a avvicinarci allora della chiusura. A questo punto volevo fare ancora un discorso che per forza di cose, anche perché è arrivato dopo, ma anche perché gli compete, è soprattutto rivolto al presidente Lupi, il che non esclude ovviamente che gli altri due relatori possano intervenire anche loro, e volevo chiedere un po' più in generale sull'aspetto propriamente economico, perché anche qua insomma ci sono state molte cose strane e molti pasticci, e anche alcune cose veramente inaccettabili, perché va bene, si può capire tutta l'organizzazione, però il modo in cui per esempio sono stati trattati i lavoratori autonomi, che addirittura non venivano neanche chiamati lavoratori, spesso c'erano i lavoratori e poi alla fine c'erano gli autonomi, insomma gli sono stati dati 600 euro per due mesi, il terzo mese 1000, ma che non ha preso quasi nessuno, perché bisognava fare una cosa complicatissima per dimostrare di aver avuto un danno, ma era evidente che l'avevano avuto, e addirittura c'era il rischio, se uno commette anche solo un errore, di essere perseguiti penalmente, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E quando, non so, anche quando si era chiesto di sospendere le tasse, ma non possiamo, lo Stato non può denunciare 8 miliardi di tasse, nello stesso momento in cui si stava lì a pensare come spendere dei 209 miliardi in arrivo. La sensazione è che ci sia stata proprio una forte discriminazione veramente ingiusta, c'è stata, e soprattutto poi vedendo quello che hanno fatto in altri paesi, insomma, e non solo necessariamente in paesi più ricchi come la Germania, ma insomma anche in altri. E adesso però soprattutto, oltre insomma, a lamentarci del passato, la cosa più importante è cercare di non rifare gli stessi sbagli nel futuro, perché appunto adesso arrivano tutti questi soldi che però in gran parte, nella grandissima parte, in realtà sono debiti. Anche quelli a fondo perduto lo sono solo in parte, perché poi il bilancio europeo non esiste in sostanza, è fatto dei contributi dei singoli paesi. L'Italia è uno dei paesi che contribuisce di più, come è giusto che sia, dato che è uno dei più grandi, per cui comunque noi dovremmo mettere come sempre una parte consistente di soldi. E quindi alla fine forse non è un'idea così geniale dire spendiamo tutto fino all'ultimo centesimo, forse si riesce a spendere un po' meno è meglio, visto che li dovremmo poi restituire, ma soprattutto è importante spenderli bene. E francamente, non so, io adesso quando il mese scorso, perché i progetti che devono essere presentati in realtà si possono, è già da parecchio che si potevano presentare, ancora non abbiamo fatto quasi nulla. La settimana scorsa, per esempio, il mese scorso abbiamo visto quello che è successo, che succede tutti gli anni, no? Con le alluvioni, eccetera. Ma dico, ci voleva tanto a
presentare intanto in attesa di qualche altra pensata geniale che si sta cercando di fare o almeno si suppone e si sostiene che si sta riflettendo per fare qualcosa di assolutamente geniale, ma intanto non si poteva presentare una prima richiesta di soldi per mettere a posto il dissesto idrogeologico dell'Italia, tanto per dirne una. Tanto per dirne un'altra, su 209 miliardi non se ne possono trovare almeno, non so, 4 o 5 per l'università e la ricerca, che questo è il migliore investimento che si possa fare, perché noi abbiamo ancora delle università che sono tra le migliori del mondo e il fatto che noi siamo sempre in fondo alle, altro poi neanche così tanto in fondo, ma insomma non ai primi posti delle classifiche che vengono pubblicate regolarmente, nessuno mai dice che noi siamo indietro, perché queste classifiche in genere considerano solo in minima parte la produzione scientifica e si basano soprattutto sulle risorse, le strutture e l'assenza di burocrazia. È quello che ci sta penalizzando in maniera esagerata. Qui negli ultimi anni ci hanno rovesciato addosso una quantità folle di burocrazia inutile e ci hanno levato risorse per 1,5 miliardi di euro all'anno. Ciò nonostante siamo ancora tra i migliori al mondo, addirittura uno studio che è stato fatto qualche anno fa veniva fuori che se facciamo un rapporto tra risorse disponibili e risultati, delle 12 migliori università del mondo addirittura 9 sono italiane. Si potrà anche criticare questo studio, ma non può essere completamente campato in aria con dei risultati così clamorosi, e comunque per chi in università ci vive e ci lavora sono risultati assolutamente plausibili. Noi stiamo facendo miracoli con praticamente nulla. Sa quanto io normalmente di fondi per la ricerca? 100 euro al mese all'incirca, cioè 1200-1300 all'anno. Ma che cosa ci faccio? Cioè, eppure siamo ancora tra i migliori. Tra l'altro l'investimento nella ricerca avrebbe anche dei ritorni immediati, oltre a quelli di lungo periodo, perché noi abbiamo un quarto dei ricercatori che ha la Francia, solo per dirne una. Questo vuol dire che quando ci sono i mitici bandi europei, noi li facciamo e ne vinciamo molti, ma per prendere tanti soldi quanti ne prende la Francia, dovremmo essere 4 volte più bravi di loro. Noi siamo più bravi dei francesi in media, ma 4 volte mi sembra una richiesta eccessiva. Se avessimo il quadruplo dei ricercatori, prenderemmo anche il quadruplo dei fondi per la ricerca che prendiamo adesso. E questa è una cosa che avverrebbe in tempi molto brevi, senza contare poi i benefici di lungo periodo. Allora, queste sono solo due le cose che mi vengono in mente subito. La prima ovviamente non produce utili, ma produce risparmi, perché riparare i danni costa molto, ma molto di più che prevenirli, no? Quindi, ecco, il fatto che queste due cose così ovvie, finora sembra che nessuno ci pensi, mentre si continua a ripetere come un disco rotto digitale, green economy, senza dare un contenuto a queste parole d'ordine, che possono anche essere giuste ma possono anche essere molto sbagliate, dipende, e comunque finché non le si dà un contenuto non significano nulla. Questo non fa molto ben sperare, quindi non so, lei che ne pensa? Tutte le volte, anch'io quando sono stato al governo, ho fatto il ministro eccetera, ma tutti i governi almeno negli ultimi 25, dal 2001 ad oggi, non hanno mai, cioè hanno sempre avuto per l'attuazione delle risposte da dare alle emergenze piuttosto che ai progetti, ai programmi eccetera, problemi di risorse. In questo caso drammaticamente per l'apocalisse, ma anche no, l'unico problema che non c'è sono le risorse a disposizione. Cioè il problema c'è perché stiamo facendo debito pubblico, ovviamente, cioè stiamo investendo, ipotecando il futuro dei miei figli, dei miei nipoti, dei nipoti dei miei nipoti, dei figli dei miei nipoti eccetera. Però oggi per le politiche che possiamo attuare di risposta non c'è un limite che viene dato, tant'è che è saltato il patto di stabilità, abbiamo potuto fare in 6 mesi 105 miliardi di debito pubblico. Lasciate perdere perché il recovery fund, lo SURE, tutti il MES che non abbiamo preso eccetera eccetera. Noi abbiamo votato scostamenti per 105 miliardi
di debito, cioè siamo andati a prenderli sul mercato, no? E abbiamo per pagare le nostre politiche. Quindi, secondo, non ci sono stati mai 6 mesi, 8 mesi di un governo, e quindi di uno che aveva poteri straordinari, risorse e poteri straordinari, perché lo stato di emergenza dal 31 gennaio ad oggi, secondo il modello della protezione civile, non l'ho presa da lontano, ma per dire il contesto in cui noi ci possiamo muovere, che può essere una grande opportunità, può essere una grande iattura, ma potrebbe essere anche una grande opportunità, nel senso che hai poteri straordinari per poter intervenire su tutto. Benissimo. Il tema è come li abbiamo utilizzati, da dove ripartiamo. Ovviamente il problema dell'assistenza è sempre solo nel breve periodo, non è che non si può pensare che viviamo tutto di assistenza, no? Perché gli strumenti di welfare sono sempre strumenti momentanei, pensiamo alla cassa integrazione, ma che non possono essere definitivi. Si può intervenire appunto i ristori a aiutare, ma poi devi iniziare a declinare un progetto, dare delle priorità. Perché io prima ho detto abbiamo riscoperto la scuola? Perché io credo che il primo pilastro, ma lo dimostra la storia del nostro paese, da sempre in tutti i periodi storici si è ripartito e si è ricostruito l'Italia ripartendo dall'educazione, dalla scuola, dall'università, dalla formazione, dalla ricerca. Allora, se questo è un pilastro su cui ricostruire, allora io faccio gli interventi di breve periodo e gli interventi di medio e lungo periodo in funzione del fatto che questo deve tornare ad essere un grande pilastro. E allora metto risorse lì, le prime risorse, se è una priorità, le metto lì, ma non solo per comprare le infrastrutture, attenzione, anche questo è importante, le infrastrutture materiali e quelle immateriali, ma intanto per riniziare a pensare, per esempio, che il tema della scuola, dell'università, della ricerca sono fondamentali. Allora non ho il problema di chi forma gli insegnanti, del rapporto tra la scuola e il lavoro, del rapporto, cioè della possibilità degli studenti. La didattica a distanza ha fatto emergere che cosa? Che chi era più debole è diventato più debole, non più forte. Cioè chi ha pagato? Hanno pagato i più deboli, hanno pagato quelli che fanno più fatica, hanno pagato quelli più poveri, hanno pagato quelli che i ragazzi disabili che non hanno potuto avere la possibilità del sostegno. Altro che tecnologia. Chi in casa era in 80 metri quadri e viveva in 50 metri quadri, 70 metri quadri, vivevano in 4 e dovevano fare i collegamenti per fare lo smart working o la didattica a distanza. Allora, primo esempio per cui economicamente si sta facendo questo oppure no? Dal mio punto di vista non lo si sta facendo e quindi si stanno sprecando le occasioni. Secondo esempio, il lavoro, chi lo dà? Qual è la spina dorsale di un paese? È vero che devo intervenire con gli strumenti di welfare, ma se il lavoro lo danno le imprese e la dignità di una persona non passa attraverso lo stare a casa con la cassa integrazione o col reddito di assistenza o col reddito di emergenza, perché sono strumenti momentanei, ma passa attraverso la dignità dell'andare al lavoro, io devo destinare tutte le risorse possibili e immaginabili per non far morire quella spina dorsale che si chiamano imprese. E ci sono modalità diverse. In alcuni paesi non hanno la cassa integrazione, ma per esempio le risorse le hanno date direttamente alle imprese, che tra l'altro hanno anticipato la cassa integrazione. Allora, perché, a proposito della forza lavoro, qual è la principale risorsa di un'impresa? Il lavoro, la persona, il lavoratore. La prima cosa che vuoi è che te lo tieni quel lavoratore, mica te lo lasci a casa, no? Ma se non puoi lavorare, allora, ma se io ti do le risorse, lo tengo, lo investo su di lui, faremo la manutenzione, cioè lavoreremo, immagineremo come ripensare e programmare il futuro quando torneremo. Invece noi abbiamo una concezione totalmente, abbiamo attuato una concezione assistenzialistica totalmente diversa. Il tema delle infrastrutture, che è un tema fondamentale, guardi che il problema, lei ha detto, dell'emergenza idrica, qui glielo dico, idrogeologica e dissesto idrogeologico, il problema di questo Stato non sono le risorse, è che non si spendono le risorse, è la non capacità di spesa. Noi abbiamo preso i fondi europei e li abbiamo utilizzati al 30%.
Questo è il tema vero. In più stiamo costruendo un sistema di deresponsabilizzazione tale per cui quello che stiamo accadendo, perché è più facile chiudere tutto? Perché ti togli la responsabilità. Cioè l'amministratore che se per caso appunto prende una decisione sbagliata, poi vede la Procura della Repubblica che indaga eccetera, dice bene, chiudo tutto, basta. Non faccio più niente, è una società che porta alla deresponsabilizzazione, abbiamo costruito, e non all'assunzione di responsabilità, in modo tale che si possano utilizzare al meglio le risorse, nelle infrastrutture, certo quelle materiali e quelle digitali, ma in un progetto, l'accusa che io ho fatto e che faccio è che 500 progetti, 600 progetti non sono un piano, non sono un piano, non sono niente. Sono soldi a pioggia che poi non spenderemo e che non saremo capaci di rispondere. Allora, anche da un punto di vista economico, me lo insegna gli studi che ho fatto, c'è una variabile che non si studiava ai tempi dell'università, che si chiama tempo, perché oggi è diventata non più una variabile, è una variabile assolutamente dipendente, il fattore tempo. Se tu intervieni fra 6 mesi a dare dei ristori alle imprese, queste sono morte, non ci sono più. Quindi il fattore tempo diventa determinante, te li do domani mattina, la semplificazione. La Germania ieri ha annunciato che loro hanno semplicemente un principio semplicissimo. Il 75% del fatturato che hai fatto nel 2019 ti viene domani mattina messo sul tuo conto corrente, alle imprese. È un'altra cosa, no? E non la carità, come hai detto, delle partite IVA dei 600 euro piuttosto che delle cose. Ma anche lì, sulle partite IVA, si poteva fare, cioè, alle partite IVA, ai liberi professionisti, ai ai rappresentanti, eccetera, serviva di più avere i 1000 euro, voglio dire, di cosa, oppure dire ti presto, ti do 30.000 euro e me li ridai in 40 anni, ma nel frattempo ti do la possibilità di riorganizzare la tua impresa, no? Cioè valgono di più 1000 euro per 3 mesi o 30-40.000 euro a tasso di interesse zero e tu che me li restituisci in 30 anni? E quanto costo avrebbe fatto per lo Stato questo? Quanto è costato i 1000 euro? Glielo dico io, quanto sono costati? E quanto sarebbero costati invece quel tipo di provvedimento? Perché poi alla fine la copertura, lei lo sa, è totalmente diversa dal punto di vista del bilancio pubblico, no? Nel senso che la restituzione deve prevedere una copertura che non è la restituzione complessiva, ma del rischio di una percentuale del rischio della non restituzione del coso. Ma io non ho mai visto una persona in Italia, c'è una cultura tale, concludo, c'è una cultura tale per cui prima, noi siamo fatti così, almeno i miei genitori, prima di non restituire un debito, si morivano piuttosto, non mangiavano loro pur di ricostruire un debito, perché c'è una cultura della società che noi dobbiamo rimettere in moto. Io mi fido di te, mi fido, perché sei tu la mia risorsa. Ma lei sente, voi sentite, a proposito di comunicazione, a proposito di messaggio, questo fiducia che lo Stato ha nei tuoi riguardi? Io no. E questa è politica economica. Io concludo, si deve partire, in piano si parte dalle eccellenze di un paese. Quali sono le nostre eccellenze? Il Fondo Monetario Internazionale, concludo, ha detto che la debolezza del nostro paese è una fra le tante, ma una fra tutte, la denatalità. Allora, sul recovery fund con queste risorse, mettiamo finalmente in piedi una politica reale, economica, che porti al sostegno della famiglia e alla natalità per questo paese. Lo pensiamo valido come esattamente la green economy o la, che ne so io, tutte le nuove frasi che ci sono. Non sto dicendo che non va bene la green economy, dico che ci sono delle priorità. Su queste priorità oggi possiamo vincere la nostra scommessa. Bisognerebbe farlo insieme, perché quando la storia di questo paese ha detto che si fa insieme, siccome la politica ha solo il problema del consenso, tanto più è debole, ha solo il problema del consenso nei confronti dei propri cittadini, perché se è debole vuol dire che non dura e quindi va a votazioni ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni, allora non farà mai politiche di medio e lungo termine. Se io investo nella ricerca o nella vostra università, il mio ritorno non ce l'ho a 3 mesi, il mio ritorno ce l'avrò a 10 anni, a 5 anni, a 20 anni, e quindi io politico penso di non pensare a quelle politiche appunto sull'educazione, sulla formazione, sulla ricerca, sono politiche di medio e lungo termine. Allora in casi come questi bisognerebbe, dal mio punto di vista, l'unità nazionale, cioè siamo tutti insieme ad assumerci questa responsabilità.
responsabilità, perché stiamo investendo sul futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, oppure li stiamo distruggendo, perché prima o poi qualcuno li dovrà restituire, no? Cioè, il recovery fund lo restituiremo nel 2054, 2054. Bene, grazie. Allora, se c'è qualcuno... Vi ho preso tempo, vi chiedo scusa. Io purtroppo vi devo lasciare, perché avevo un altro già alle 5 e mezzo, comunque, già in ritardo di mezz'ora. Sono le 18, sono io che sono stato lungo. Già, no, mi ha fatto piacere rivederti, veramente. Sentirti molto volentieri, ci mancherebbe. Anzi, registro e dopo sentirò anche. No, ma dopo vi devo lasciare. Anche comunque poi possiamo c'è il concludere. Non abbiamo fatto parlare. Aspetti, grazie. Se può aspettare due minuti concludiamo, se no va bene, grazie lo stesso. Comunque, allora a questo punto, se c'è ancora qualcosa che i due relatori superstiti intendono aggiungere, altrimenti possiamo anche chiudere. Ma io proprio due flash. Intanto saluto l'onorevole Bucchi, che io da tempo memorabile. Esatto. E niente, primo lo ringrazio per aver fatto la distinzione tra distanziamento sociale e distanziamento fisico, che è un lessico che a noi teniamo molto ad apprendere e siamo stati i primi a lanciarlo. Poi la seconda cosa, la ringrazio anche per la notizia, visto che lancia l'idea del governo, diciamo, nazionale, ecco, diciamo, di tutte le parti partecipate, e poi avrei una sua valutazione da chiedere a riguardo dell'inizio della pandemia. Perché non c'è stata una grossa consapevolezza di chiudere le frontiere con la Cina quando già da dicembre iniziava a circolare la voce di una possibile pandemia? Cosa che a suo tempo il governo di Forza Italia con il ministro Sirchia nel 2000 fece immediatamente, mettendo una diga molto molto efficace, cioè questo è l'errore che ha fatto l'Europa, non è che l'abbiamo fatto solo, una diga come primo argine in modo da riorganizzarci, perché appunto, come abbiamo detto un po' tutti, e il problema del monitoraggio e del tracciamento che fa difficoltà. Ecco, proprio come flash. Ma la risposta è semplice, purtroppo la notizia del governo internazionale è già fallita, tanto questo governo, adesso faccio la battuta politica, il Partito Democratico e Italia Viva a turno chiedono la verifica di governo e poi dopo due secondi abbiamo il segretario di turno che dice no, avevo scherzato, era solo una battuta, cioè perché ormai anche le istituzioni sono diventate battute, cioè il capogruppo del Partito Democratico oggi al Senato chiede la verifica davanti al Presidente del Consiglio perché ritiene una parte dei ministri inadeguata, non lo dico io, l'ha detto il capogruppo del Partito Democratico, e due ore dopo segretario del Partito Democratico dice che avevamo scherzato, a proposito di incertezze e di situazione che poi alla fine è una... Però lei mi ha tolto una battuta politica, non volevo farla, lei ci diamo del tu, però va bene, facciamo finta del lei. Dato il rigore. Esatto, a porta a porta. Detto questo, invece, io credo che anche quello è un esempio su cui dovremmo riflettere, perché per molto tempo, nell'ultimo periodo, i rapporti economici dettavano tutto, hanno dettato tutto, no? Cioè, nel senso che è evidente che il mercato cinese, c'è stato tanto dibattito anche in questi anni, è un mercato che attira, no? È un mercato potenziale, tra l'altro anche per le nostre esportazioni, c'è qualcuno che anche come politica estera ha rincorso questo rapporto privilegiato con la Cina, a volte paventando, l'hai seguito anche tu, no? Il dibattito che c'è stato, la via della seta, l'America e l'Occidente, la strada americana che veniva vista come l'Italia che stava seguendo una strada diversa, cioè c'erano dei grandi propugnatori di una politica estera che guardava con molta più attenzione ad un mondo rispetto al mondo tradizionale da cui noi siamo venuti. Ma non si sacrifica mai l'interesse economico all'interesse di un popolo, all'interesse di una al bene comune, no? Quello è uno strumento. Noi abbiamo sempre usato nella nostra politica economica, anche internazionale, lo strumento della politica economica per introdurre il modello italiano. Penso, per esempio, al rapporto con i paesi in via di sviluppo, no? Le imprese italiane hanno un'idea di collaborazione dove non prendono e portano via, ma vanno e
costruiscono qualcosa, formano qualcosa. Pensa a Leni Di Mattei, no? Che viene addirittura ha pagato la vita per questo, scelto perché si introduce con una serie di rapporti, no, dei paesi africani, un rapporto totalmente diverso, dove non siamo dei prenditori, ma siamo degli sviluppatori, portiamo know-how, portiamo formazione, portiamo cultura che è la nostra grande cultura. E quindi abbiamo avuto, io me lo ricordo, grande paura di chiudere con la Cina, no? E dopo l'abbiamo pagata, no? Tra l'altro sarebbe molto interessante, da un punto di vista della comunicazione, veramente concludo, capire, meno male che il nostro moderatore, che ha avuto la cortesia anche di accogliermi quando sono arrivato tardi, ha fatto l'esempio di alcuni paesi e non di un altro, perché a me rimane ancora strano come un paese che ha più di 1 miliardo di abitanti, non so se ne ha qualcosa, anche qualche centinaio di milioni in più, abbia potuto avere un numero di contagi di un certo tipo e un numero di morti di un certo tipo, e adesso ha contagio zero. Cioè, qualche cosa c'è che non ha funzionato, no? Cioè, voglio dire, in un modello che cioè, qualche dubbio ci viene a tutti, no? Se si paragonano poi con i dati degli altri paesi. Comunque, detto questo, io credo e mi auguro che questa apocalisse, che non è un'apocalisse, possa essere invece una grande opportunità per tutti, e anche riflessioni come queste possono essere molto utili. Come ho detto, noi non facciamo il tifo per contro, perché poi alla fine la paghiamo tutti. Mi auguro però che non si sprechino occasioni, e in particolare in questo momento non si sprechino risorse, e mi auguro anche che la compressione delle libertà possa essere il minor modo possibile. E tra l'altro utilizziamo anche un termine bruttissimo che si chiama coprifuoco, che è una cosa che cioè, che sembra di essere veramente, cioè anche la comunità in guerra, cioè coprifuoco di che? Cioè, voglio dire, piuttosto diciamo stiamo a casa, evitiamo di, no, ma non usiamo parole che poi le parole hanno il loro significato, in particolare per chi come noi che crede che i nomi abbiano anche grande significato di auspicio per la persona a cui diamo il nome, no? I figli o il significato delle parole. Grazie di cuore. Grazie a lei, grazie a tutti. Io adesso concludo dicendo solo 2 o 3 battute che riprendono alcune cose che sono venute fuori da questo incontro. Anzitutto, vi avevo detto che i relatori che abbiamo invitato erano stati invitati perché avevano detto delle cose intelligenti e non per le loro appartenenze politiche o di altro genere. Penso che questo l'abbiamo dimostrato, e penso soprattutto che siamo riusciti a dimostrare che, al di là del fatto che siamo più o meno intelligenti, perlomeno l'intelligenza abbiamo cercato di usarla, e questa è la cosa più importante: usare la ragione anziché la paura, come è stato detto, o le urla scomposte o gli slogan vuoti. No, magari ragionare è un po' più difficile, però paga. Secondo punto è che per ragionare bene bisogna badarsi sulla realtà, sui fatti, che vuol dire anche sui numeri. Abbiamo detto prima che questo purtroppo per tante ragioni non viene fatto da chi dovrebbe farlo, cioè i giornalisti, i mass media in generale, che hanno molto poco questa cultura. Cerchiamo di farlo noi, come ho detto anche ai miei studenti, cioè io ho chiesto a molte persone, sia ai miei studenti che anche ad amici, semplicemente una cosa banalissima: se avevano idea di quanta gente muore normalmente in Italia ogni anno, giusto per avere un termine di paragone, no? Renderci conto. Sono venute fuori le cose più incredibili, tanto per la cronaca, la cifra giusta secondo i dati dell'Istat è tra le 600 e le 650.000 persone all'anno negli ultimi anni, questo è il dato. Ma la cosa più incredibile è che nessuno l'avesse cercato. Tutti abbiamo passato centinaia di ore su internet per cercare di capirci qualcosa, però che cosa facciamo? Andiamo sempre a cercare le opinioni. Cominciamo ad andare a cercare i dati invece. Ci sono, li avete visti, è facile, non è che sono nascosti, è solo che nessuno li guarda. Non ci vuole molto, certo poi bisogna imparare a interpretarli, ma questo è un pochino più difficile, ma non tanto.
Personalmente io credo che questo però è una di quelle proposte che sarebbero anche molto facili da attuare, ma che non ho molte speranze che venga attuata, ma lo dico lo stesso. Credo che nel nostro mondo questo non sia più accettabile, una situazione del genere, e quindi penso che io personalmente, se fossi ministro dell'università, metterei in ogni facoltà universitaria, non importa qual è il tema, un corso obbligatorio al primo anno di guida alla lettura dei numeri. Cioè una cosa molto semplice, molto basilare, anche di poche ore, in cui qualcuno che sa come si interpretano i numeri insegni alcuni pochi principi fondamentali per capire che cosa significano i numeri. Per esempio, quello che abbiamo detto all'inizio è molto banale, ma capire che non ha nessun senso valutare i paesi in base al numero assoluto dei contagi, invece bisogna valutarli in base al numero dei morti in rapporto alla popolazione, è un principio che non vale solo su questo, vale su molte altre cose. Comunque, in attesa che qualcuno si decida a introdurre questo corso fondamentale, e che non accadrà mai, cercate di farlo voi, non ci vuole molto, ripeto. Poi una cosa, Presidente Lupi, le manderò una proposta che è stata fatta da molti di noi, migliaia di docenti universitari, per mettere a posto almeno alcune cose dell'università, che non costa neanche i 4-5 miliardi che ho detto io, appena 300 milioni. Se non si riesce a trovare neanche 300 milioni per l'università in questa marea di soldi in arrivo, allora vuol dire che non si vuole farlo. Quindi, Presidente Lupi, si aspetti che le manderò a stretto giro di posta elettronica. Volentieri. E spero che, non dubito che lei la prenderà sul serio, dubito un po' di più che lo faccia chi di dovere, ma la speranza è l'ultima a morire, e quindi speriamo che almeno questo passi. E infine, nel ringraziare ancora tutti, è un peccato che non siamo riusciti a collegarci anche con Cacciari, ma la tecnologia non è onnipotente, questo in un certo senso è una buona notizia, comunque ce la siamo cavata lo stesso bene. Vorrei ricordare i prossimi due incontri, dove approfondiremo cose che già oggi sono venute fuori, ma che ovviamente non abbiamo approfondito perché non erano il tema principale. Nel prossimo incontro, che i prossimi tornano come da tradizione al mercoledì, questo è stato fatto il giovedì perché al mercoledì c'è sempre il question time in Parlamento e Lupi, che è una persona seria, voleva essere presente, abbiamo rispettato questa sua esigenza. Torniamo al mercoledì, mercoledì 11 e 25 novembre, gli ultimi due incontri. Il primo sarà sul potere umanità di fronte alla paura e alla morte. Del potere un po' già ne abbiamo parlato, approfondiremo il discorso. Il potere cerca di usare la paura, anche questo è uno dei nemici invisibili, infatti il titolo del ciclo non è il nemico invisibile, ma i nemici al plurale, perché non c'è solo il virus, c'è la paura, la disinformazione, il potere appunto, eccetera. Ma cercheremo di vedere anche, attraverso una testimonianza letteraria e una invece di vita vissuta, come c'è un'alternativa, che non è un altro potere magari più buono, ma è proprio un'altra cosa, è un modo diverso di porsi di fronte a tutto, anche alle cose che ci fanno paura, che nasce da qualche cosa che accade nella nostra vita e che ci porta ad avere una diversa posizione umana, una fiducia nella positività ultima della realtà, anche quando magari a prima vista non sembra così. E poi l'incontro finale, in cui parleremo di come il mondo, se e come il mondo deve cambiare, perché forse molte cose sì devono cambiare, ma forse non tutte. Per esempio, una che secondo me non deve cambiare, e anche secondo quello che è stato detto oggi, è certamente la didattica in presenza, che speriamo di riprendere il prima possibile. In questo incontro, tra l'altro, voglio segnalare che, oltre ad avere ospiti d'eccezione anche qui come Luca Ricolfi e come Giorgio Vittadini, avremo anche un collegamento speciale con il Perù, che, come ho detto, sì, ha molti problemi, ma ha anche qualcosa da insegnarci. E in particolare parleremo con i miei amici dell'Università di Lima, che ha anche una sede in Amazzonia, dove stanno
facendo delle cose straordinarie. È molto di moda parlare dell'Amazzonia perché ci sentiamo tutti migliori, ma poi quando si va a vedere, quando è il momento di fare qualcosa per l'Amazzonia, sono molto pochi quelli che lo vogliono fare e ancora meno quelli che riescono a farlo, perché non bastano le buone intenzioni, bisogna anche avere le buone idee. Loro ce l'hanno e questa esperienza merita di essere conosciuta, quindi ne parleremo il 25 novembre. Concludo riprendendo quello che diceva il presidente Lupi sul fatto che la politica deve essere responsabile, deve prendersi le sue responsabilità, deve dimostrare fiducia nei confronti dei cittadini e non spaventarli, e deve farsi carico degli errori, deve saperli riconoscere. Con una brevissima citazione di quella che comunque per me rimane il modello migliore di tutti, perché comunque è l'unico paese dove si riesce a vivere senza mascherine per la maggior parte del tempo. Io, se devo scegliere, preferisco chiudermi in casa per 2 o 3 settimane e non mettere il naso fuori, ma per il resto del tempo vivere in modo normale. E questo paese è la Nuova Zelanda di Jacinda Ardern. Quando, dopo aver già azzerato una volta il virus, sono usciti fuori 2 positivi, che tra l'altro non erano neanche contagi accaduti in Nuova Zelanda, erano 2 turiste inglesi che sono state fermate in aeroporto perché positive, ma poi per un disguido sono state lasciate andare con il rischio di far ripartire i contagi, e stiamo parlando di 2 contagi che sono sfuggiti al sistema. E però la signora Jacinda non ha detto beh fa niente, sono solo 2, non ha dato la colpa ai cittadini, è andata in televisione e ha detto un fallimento inaccettabile per il sistema, cioè per noi, per me, per il governo. E poi uno allora forse capisce perché quando la signora Jacinda chiede ai suoi concittadini di darle fiducia e di chiudersi in casa per 3 settimane perché dopo le cose andranno meglio, le credono e non c'è bisogno di spaventarli perché le diano retta. Grazie a tutti, arrivederci mercoledì 11 con Scienza e Fantascienza. Arrivederci.